Guardarsi questo punto della è bello che io dica guardate che accendo il microfono così state zitti e Lorenzo oh, ma secondo voi è proprio nel momento in cui avete dirlo quello che state ascoltando è Fumble che si apre con un Fumble è partito stasera dicendo ah ma te sei toscano dopo tre mesi quello che state ascoltando è Lorenzo sì. Benvenuti! È un podcast in solitario di Lorenzo in cui si rende conto del mondo intorno a lui. Ma vi concedo comunque di giocare. Grazie. Quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia e che è anche una casa editrice che ha dei manuali nuovi! Cioè, dopo tutti questi anni si riusciamo ancora a convincere la gente che siamo in diretta? Sì. Cazzo, sono bravi, oh! A proposito di questi manuali, tutto quelli registrato. Che vedete in camera, se state guardando il video, sono i manuali di Clotos in copertina flessibile e in copertina rigida. Bellissimi! Se ci state guardando in diretta, sappiate che in questo momento ne rimangono solo 3 di manuali con la copertina rigida, perché sono in edizione limitata e sono andati a ruba. Quindi, se ne volete uno, andate su fumblegdr.it/shop. Adesso, come nelle televendite di Vanna Marchi, e comprate il manuale con la copertina rigida. Io ce l'ho, tu ce l'hai. Aspetta, metto la sovrimpressione. Non ce ne saranno altri e queste saranno numerate e firmate. Quindi se e aggiungiamo una... un set di dadi solo per i primi 5 che telefoneranno. No, no. Però no. Sì, ma tanto è sempre... ma c'è 3 copie e fai telefonare a 5. Aspetta. Ma è un po' come Amazon che poi ti ma quindi niente cambio Shimano? No. No, vabbè. No, però sono garantite a vita. A vita. qualcuno ha già preso il manuale e se ne sta vantando in chat. In pensavo che se ne sta pentendo. Ma no! È bellissimo. Per il manuale, se venite a Lucca, c'è anche il ritiro a mano a Lucca, quindi non dovete neanche pagare le spese di spedizione. O se siete a Milano e quindi posso venire a trovarvi. Lanciarvelo dal balcone. Non penso perché farebbe male a qualcuno. Sì, però... perché è vero che... è massiccio, bello spesso e gli angoli sono belli appuntiti. Vabbè. Detto questo, c'è un'altra cosa importante di questa settimana che è SideQuest ha compiuto un anno. Auguri! Buon compleanno SideQuest. Il che vuol dire che la prima settimana di novembre, cioè quella dopo Lucca, ci sarà una puntata live di SideQuest. Una direttona. Attenzione. Una direttora di SideQuest sarà martedì sera. Ma sono in grado. E sarà su... sì, perché li aiuto. E sarà... ma questo lo diamo per scontato. E sarà sulla pagina Facebook di Fumble, dove potete vedere il video in cui si vantano di aver compiuto un anno e fanno i difficili. Ciao a tutti quelli di SideQuest. Ciao. Storino. E... ma stasera è la serata del rispetto. Il terzo punto in cui Lorenzo si rende conto del mondo che lo circonda. Vabbè, io ne vado. Ma siamo a ottobre. Ma stiamo giocando a Legend? No. No, Talisman. Non faccio fare il riassunto della puntata precedente a Lorenzo perché non credo che... sarebbe bello però. Nulla di buono. Perché c'è stata una puntata. Esatto. Però no, qualcuno di voi lo dovrà fare. Io mi ricordo. Ok. Qualcun altro a parte Lorenzo? Tipo Simone che... tu non mi hai risposto a una cosa su WhatsApp? Sì, va su WhatsApp, su Telegram? Sì. Funziona? Sì. Quindi anche contro ONI e cose varie. In teoria è invulnerabile, vale per tutti. Ok. Allora, parto con sei questa foglia del gomma. Vabbè. Dai. Allora, siamo partiti con il gruppo che ha deciso di dividersi per la necessità di primo far riposare Akuseki, che era in modalità straccio in centrifuga a mille giri, e
Al contempo Ida sarebbe andato verso i giardini di Giada, se ricordo bene, o la fortificazione del granchio più vicina. No, verso il giardino di Giada. Mi ricordavo bene. Per avvisare di questo grande esercito che si era appena spostato verso la zona nord del muro, in procinto di attaccare chissà dove, chissà quando, chissà perché cosa, perché l'unica cosa che sappiamo dall'ultimo nostro incontro telegrafico con il Mautsukai è che ci vuole tutti morti, noi lupi in particolare, in specifica noi. Anche la necessità era chi pensava che bisognava seguire l'esercito, chi bisognava avvertire il muro dell'importanza di questo esercito che stava muovendo verso nord. Per fare entrambe le cose abbiamo deciso di dividerci. Ida, Akuseki e Kakita, grazie, vanno verso il giardino di Giada, mentre noi che siamo Ivao, Izawa e Kitsune decidiamo più il da farsi che il seguire l'esercito, perché l'idea iniziale era quella, ma poi ci siamo fermati a riflettere. Iwao è stato contentissimo di stare in mezzo a due Shugenja chiacchieroni che non ha potuto fare una ceppa. Anche però è stato deciso che seguire l'esercito, soprattutto interrogando i kami, gli spiriti, insomma tutti quelli che passavano venivano interrogati, se spirituali, che ci hanno anche meno spirituali. Anche meno spirituali, che ci sconsigliavano caldamente di seguire l'esercito perché se no era morte entro due round, ma di avvertire comunque il muro perché andando verso il nostro est, nord-est, è la zona più vicina al muro. Sì. Ed alla fine, se ricordo bene, è quello che abbiamo fatto. Al che per farlo dovevamo attraversare un fiume e nei pressi di esso, sul lato ancora delle terre d'ombre, si è palesata questa donna normale, diciamo, senza offendere nessuna donna, una comune ragazza, quindi né bella né vecchia né giovane, né nessun segno particolare, ma che triste piangeva sulla riva del fiume. Ivao è andata a chiedere per quale motivo fosse triste e ha detto che suo figlio era annegato nel fiume. Ivao stava annegando nel fiume, al che Ivao decide di guardare il fiume, vabbè, sta annegando, ma se uno annega sbraccia, vede il corpicino del bambino e si lega una corda, buttando la corda all'indietro della serie, questi dietro vabbè, mi aiuteranno quando riprendo il corpo del bambino. No. Ed è andata così, ma non così. Nel senso che lui si è tuffato per riprendere il bambino con successo. Izawa voleva avvertirmi di non farlo perché non riusciva a comunicare con i kami, ma i kami non è che non volessero comunicare, a parte un stretto no a Kitsune. Ma sono stati molto chiari però. Ma avevano fatto intendere agli Shugenja che era una prova dedicata a solo Ivao. Diciamo che riesce nell'intento, anche se Izawa lo strattona via, ma per fortuna Ivao aveva preso il bambino, per fortuna. E lo riconsegna alla ragazza, ancora se sospettoso di questa donna, visto gli incontri precedenti. Questa lo ringrazia, si trasforma in una tempesta di petali che lascia dietro di sé una conchiglia, con lo straordinario potere di questo oggetto di poter ascoltare le persone conosciute dalla a cui è stato fatto il dono, per sentire le voci di coloro che sono lontani. E questa è una conoscenza che Ivao, ma anche Kitsune e gli altri hanno nella loro memoria, in quanto è un oggetto che risaliva dai tempi della Mantide, che serviva ai pirati che facevano lunghe escursioni in mare di poter sentire i propri affetti, anche a grande distanza. Raccolto poi questo oggetto e, a quanto mi hanno detto i miei compagni di viaggio, benedetti dal dono divino e dal segno degli dei, abbiamo attraversato le mura tramite una zattera dopo aver incontrato felicemente a cane. Poi quel pezzo avevo un po' di tosse, me lo sono perso. Abbiamo attraversato il muro e siamo arrivati
a una locanda, dirigendoci inizialmente verso la terra di Kitsune. Akane è entusiasta di rivedere. Akane è mo. I lupi proprio. Gli ha anche dato dei talismani giusto, per controllare che non che fosse... non eravamo corrotti, non eravamo nessuno di noi corrotti, per fortuna non c'era Xiang. Aveva uno di corruzione ai suoi tempi. Adesso ne avrebbe avuti un po' di più. Sì, E siamo arrivati a questa locanda dove c'era un simpatico vecchietto molto dedito al sakè, poco agli alimenti, che però poi abbiamo scoperto essere legato a Aizawa come suo nonno o un parente, una discendenza abbastanza vicina. Al contempo però non era suo nonno, lo spirito del fuoco Calcifer aveva preso possesso, secondo accordi pregressi, quindi nulla di violento, del corpo del nonno dopo la sua morte. Nel contempo io e Kitsune siamo andati, soprattutto Kitsune che era incuriosito dal fatto che in una locanda non ci fosse così poco cibo, nella dispensa, e abbiamo notato come non ci fosse appunto cibo. Si è messo a cercare grazie agli aiuti dei kami e abbiamo ritrovato un pezzo di una katana di fattura molto molto pregevole e sofisticata. Infatti dopo, parlando con lo spirito del fuoco, il quale si è palesato ho difficoltà con il wow, iaia dello spank. Ho difficoltà col nome wow. L'ha convinto a parlare, che ci ha raccontato che questo era un pezzo di una spada forgiata dal mastro Atorianzo con la proprietà di intrappolare i demoni, e con la quale il leone aveva trafitto il precedente appartenente del Shuten, no, volevo riverci dopo. Al precedente appartenente al clan della serpe. Per assunto non c'è bisogno che duri tutta la puntata, Oddio, è stata una puntata molto densa. Nel quale c'era più o meno verso la fine della puntata. Sì, esatto. Ah, c'è una fine della puntata? C'è lo spirito del Shuten Dodge, ci è rimasto incazzato dentro e quindi ce l'ha preso e andata via. Va bene, meglio così. C'è una via di mezzo. Allora fammi finire. Nella vita. E lo spirito, lo Shuten Doji, che era rimasto però spezzato a metà, come quando si era spezzata la katana nell'atto del leone di suicidarsi per bloccare lo spirito, lo Shuten Doji. Quindi infine abbiamo scoperto anche che in realtà il Mao Tsukai è lo Shuten Doji ed è un leone. E inoltre potrebbe essere alla cerca di questo pezzo. Ma di è spada. Veramente un leone? Boh, ormai. Io l'ho giocato con leone. No, sì, ma ormai. Ah, no, ormai. Considerarsi il leone? Sì. Il leone è il simbolo del clan a cui appartieni? O è una cosa di sangue anche? Se per questo Kitsune aveva anche fatto riflessioni che uno spirito che possiede un corpo umano poi prende delle tendenze umane, bla bla bla. Beh, l'abbiamo visto. Appare incazzato nero. Però non credo che uno Shuten Doji abbia tempo di incazzarsi. Però volevo tagliare un attimo. Eravate ancora nella locanda dove vi era stato c'eravamo fermati di rimanere. Tutta la notte senza nessuno. Io ho passato problema. Metà della nottata. Chiunque si sveglia di notte per andare al pitale o qualsiasi altra cosa trova il pavimento della taverna ricoperto di pergamene, tutte srotolate, alcune strappate, riattaccate in pezzi, cercando di farle funzionare in qualche modo. E passo metà della nottata a riarrangiare, sistemare pergamene e a scrivere nuove idee che gli sono venute. Chi è il primo di voi tre che si sveglia al mattino? Io sarò l'ultimo perché sono da dormire tardissimo. Oh, forse io. Io ho bevuto. Aizawa, tu sei il primo a svegliarti al mattino e un momento, prima di andare a dormire vuoi fare l'incantesimo di tornare 8 ore indietro che così non hai toccato la katana? No. Ok, in caso morirai. Richiamare i kami per un potere del genere è uno scherzo troppo crudele anche per una volpe. Ok, vuol dire che non lo fai. Anche perché i kami oltretutto non sono tenuti a rispondere neanche se lui riesce a fare il tiro. No, e soprattutto fuori dal gioco, quando io faccio quell'incantesimo lì, per 3 giorni non recupero nessun tipo di punto vuoto e dopo 3 giorni inizio a recuperarne uno al giorno. Beh, avevo iniziato a pensare però che... Ma almeno non sono morto. Sono morto se prendono la spada e fanno quello che devono fare. Ce l'ho io. Cosa che il Mautsugai. Comunque, Aizawa che è il primo a svegliarsi...
vede che c'è il Calcifer che sta guardando fuori dalla finestra, ha le braccia incrociate dietro la schiena, è abbastanza impettito e sta passando fuori. Lo chiamo Calcifer. Dimmi, che cosa osservi? Queste persone. Guardo. Guardi fuori dalla finestra. E fuori dalla finestra della locanda vedi che ci saranno almeno 60 o 70 samurai che circondano la casa. Hanno tutti delle armature abbastanza robuste, ma fatte per camminare velocemente. Granchio. Sono tutti dei granchi, hanno delle fasce in testa che li identificano come inquisitori del granchio, del clan dei Kuni, e infatti sono tutti dipinti in faccia come se fossero degli attori di Kabuki. Mi sa che non vedevi così tanta gente tutta assieme da più di 30 anni, vero? Beh, sarebbe dovuto succedere prima o poi. Cercano te? No. Cercano te. Credo che abbiamo attirato un po' l'attenzione. Credo che sia anche a causa mia, ma stanno cercando te. Come, il treno dei cani. Come vedono i granchi uno spirito come te? Uno spirito come me? Temo che lo vedano molto meglio di quanto tu possa immaginare. Quindi devo dirti una cosa, Ryuk. È meglio che tu me la dica, vista la situazione che c'è fuori. Non sono stato onesto con voi. Dovevo prima valutare se voi foste veramente degni del mio aiuto. In questo momento io sono lì che sto... Devo andare a svegliare i miei compagni. Andando, sono lì in un angolo della locanda che dormo con la braccia delle perchinelle e faccio... I cambi sono più forti degli elementali e l'ho visto... Perché? Sto sognando uno scontro tra cami elementari. Quello che dice il tuo compagno è assolutamente vero. Io non sono uno spirito elementale e non sono un cami. Hai detto di essere uno spirito elementale? Quello e del ti fuoco. Ho appena detto di non essere stato onesto con voi. E lo penso. E i granchi lo sanno? Credo che abbiano iniziato a sospettare qualche cosa dopo che vi hanno fatto toccare quei talismani mentre attraversavate il ponte. Stop! Dimentica. No, fermati che poi io brucia. Io l'ho pensato, però non lo volevo dire. No, poi brucia, lascia per. Facciamo una cosa. Di una Calcifer è il tuo nome? O hai mentito anche su quello? Ho mentito anche su quello. Bene, facciamo una cosa. Visto che sarò interrogato dai granchi, è bene che tu non vada oltre. Perché io non sono uno che mente. E quindi poi dovrei dire che cosa sei davvero. Cosa che mi potrebbe fermare il nostro viaggio. Non credo. Papà è stato wow. Posso tirare per capire che cos'è prima che lui me lo dica, adesso che so queste cose? Puoi fare una prova, però sappi che è difficile, Giuro. Ora, se lui mi spiega le cose, quando i granchi me lo chiederanno, io sono tenuto a dire la verità, essendo un samurai onorevole. Ma se lui si ferma qui, io posso dire: ieri mi è stato detto che era uno spirito elementale. Sì. E io non so molto di lui. Chiaro, se poi ti dicono e ci credi? Ok. Però... No, non ci credo perché stamattina mi ha detto che non è stato completamente onesto con noi, ma non so che cosa intendesse. E quindi posso fermarmi come qua. Come preferisci. Quindi prima cerco di capirlo da solo. Sappi anche che se quando dico difficile. Che il tiro è difficile, intendo dire che è 50 il tiro di conoscenze. Minchia! Non ce la farò mai. Cioè di sapienza magica. Di sapienza gagino, magica. Sarà un ifriti. Non so se aggiungere un void, ma penso che sia solo un ifriti per un samurai del Giappone è incomprensibile. Quindi. Non ho sprecato per nulla un void. Non credo che abbiamo molti rapporti. Mettiamola così. La tua natura ti permette di relazionarti con le persone là fuori o ti spingerebbe solamente a combatterli? Non credo che abbiano nessuna intenzione di combattermi, né io ne ho di combattere loro. Quindi non dovrebbero avere problemi nemmeno con me. Se venisse fuori che io discendo da una persona che tu hai questo posseduto. Dipenderà dalle tue decisioni.
Il mio obiettivo è continuare il viaggio con i miei compagni. E non vorrei perdere troppo tempo. Le pergamene sono mie! Vado a svegliare Ida. Non ci sono. Non c'è Ida. Ah, non c'è, giusto, tu sei al tempio del... Ho modo di contattarlo, è già troppo lontano. Sì, è fuori dalla porta. Ida sì, però, in effetti, è fuori dalla porta. Eh? E andiamo. Lui ha conchiglia. Può sentire dov'è in caso. Quello che è successo a Ida nei giorni, nei pochi giorni che hanno diviso il gruppo in due, l'hanno portato al giardino di Giada, dove ha avuto un messaggio da parte di Akane di sbrigarsi a raggiungere tuo padre perché si stava preparando per la guerra e avevano predisposto al giardino di Giada delle stanze per i tuoi compagni in modo che tu fossi subito libero di partire. Quando hai raggiunto tuo padre aveva già praticamente organizzato l'intero esercito per spostarsi in due parti diverse, Achela di Granchio, come la tattica principale del vostro clan. Con una parte sarebbe andato a nord e con l'altra sarebbe andato direttamente verso il castello di Daigotsu. Perché lui non si è mai fidato di Daigotsu e tutto questo spostare eserciti in grande stile, facendovi andare proprio dove non avreste trovato l'esercito, gli è puzzato subito. Mentre eri da tuo padre, è anche arrivato un ennesimo messaggio da parte di Akane che diceva che aveva recuperato i talismani dopo averli dati ai tuoi compagni. Nessuno di loro era corrotto, ma gli inquisitori avrebbero fatto bene a raggiungere il gruppo, in particolare per recuperare Izawa. Però non sai niente più di così. Ok. Tuo padre ti ha dato 70 dei suoi migliori inquisitori Shugenja. 70! Vabbè, 40 ce la posso fare. 70 non lo so. E io 60 frecce. E ti ha detto, recupera i tuoi amici, qualunque cosa tu debba fare per recuperarli, falla. Noi, domanda al master, nell'ultima volta, chiaramente Ida non lo sa, non avevamo scoperto che alla fine in teoria lui non c'era assolutamente niente a che fare con... Sì. Come l'hanno scoperto? No, semplicemente lo spirito del fuoco ha preso possesso del corpo di mio nonno. Sì, e che quindi però aveva detto che tuo nonno c'aveva figli. Ma mio nonno aveva già generato mio padre che aveva già generato me. Quindi in realtà la mia discendenza è giusta. È giusta, è okay. Lui che poi ha preso il corpo. Ok. Era il suo mistero che non si sapeva. Noi l'abbiamo scoperto l'ultima sera. Sì. Ok, sì. Perfetto. Questo mi interessa. Grazie agli Shugenja vi siete mossi molto velocemente e siete arrivati seguendo le tracce che hanno lasciato perché non si sono mossi in maniera particolarmente... Che motivo ne avevamo? Scusa, una domanda, mio papà si è mosso su mandato dell'imperatore? Tuo padre si è mosso su mandato proprio. Ah ok, quindi senza... Perché lui ha l'incarico di fare il meglio che ritiene. Ma il muro è rimasto presidiato? Sì sì. Cioè l'esercito sì. È... In questo momento sei fuori da una locanda dove presumibilmente dentro ci sono i tuoi compagni. Vedi che c'è una persona sull'uscio che non riconosci e... Io non lo so e mando un messaggio a Ida, come avevo appena detto, senza saperlo. E che cosa gli dici? Mando un messaggio sperando che lui sia ancora nel range, che non so che è lì fuori, e dico... Cazzo gli dico? Io ho pensato di mandargli un messaggio per avvisarlo. Ida, sono nella merda. Che qui ci sono... Sì, esatto, tipo, sono nella merda, non so come spiegare quello che ho appena scoperto. Diciamo così perché non ho il tempo in un messaggio di spiegargli tutta sta storia. E qua fuori ci sono i granchi, quindi... Non questo so. È il messaggio che ti arriva. Io penso che tu sei al tempio di Giada. Io urlo e dico sì, siamo qua fuori. Va bene. Senti la voce di Ida da fuori, non è nella tua mente, non sono i kami che ti portano da lontano le sue parole. Guarda Ida, come parlano bene i kami quest'oggi. Beh, potresti entrare tu. Gli dico per messaggio
così che possa spiegarti la situazione. Come ti stai mandando questi messaggi? Beh, in teoria ho tirato... No, questa volta a voce. La prima volta ho tirato... Sì, gli ho urlato da finestra. Ho mandato un messaggio con Legacy. Sì, che sarebbe 7K4, ma essendo fuori dalla finestra... Io dormo. Tu sei esausto completamente. Tu, Ivao, quando inizi a sentire gente che urla da fuori dalla finestra... Da dentro, che è sto casino? Mio padre è il daimyo. Del, è il daimyo della, della volpe. Mio padre è il daimyo, lasciatemi dormire. Mamma mia, ragazzi, che carattere. È ancora più fastidioso che da fa... Quando è stanco. Credo che i tuoi amici si stiano chiamando fuori. Che cavolo succede? Risava. Ida non risponde più. No, no, ma mi ha mandato... Detto, potresti venire in ambasciata da solo? Kitsune, svegliati. Sei quasi... stato tu. Vabbè, è probabile. Mi giro verso gli Shugen Angel e dico, aspettatemi qua. Loro si fanno nicchia. È mezzogiorno. Non lo so. Busso alla porta. Apro. Chi c'è? Che... Chi va là? Ragazzi, calma. Continuate a riposarvi. Io batto gli occhi e mi cerco di capire che sta succedendo. Io ho montato l'arco per riflesso. Guarda fuori. Qualcuno ci sta attaccando? No, guarda fuori. Sono per camene. E guardo fuori. Già sono fatto la luna. Ah! Isawa. Come mai così? Ida-san. Ivao. Ah. Sono tuoi amici quelli fuori? Diciamo che sono la mia scorta. Vostro padre vi ha mandato qui per un motivo, immagino. Io fermo Isawa e faccio, beh, vedi? Vedi la scorta di Ida? Mm-hmm. Perché noi siamo equivalenti quando andiamo in giro con lui, che siamo la sua scorta, a quello. E gli indico. È chiaro. Infatti, è l'unico modo che ha per sentirsi sicuro, poverino. Certo. No, sì, penso che ci mio padre motivi. Mi ha mandato qui per un motivo, ma visto che non siamo soli. Ma noi stavamo venendo da voi. Non vorrei discuterne in pubblico. Ovvio. Oh, ma di lui ti puoi fidare. Di lui chi? Del tizio che non conosci. È un piacere. Anche per me è un piacere, Ida Kakunoshi. Beh, vedo aspetta, che mi conosce. Fai bene ad avere sempre prudenza. Beh, ma non gli serve tutta questa scorta. Noi stavamo venendo da voi apposta. Cioè lui ti sta dicendo, diglielo pure, io che so le cose ti devo dire. No, non dirlo. Perché ma io non glielo dormivi. Dico, stai tranquillo. Sì, esatto. Sto dicendo che non voglio parlarne in pubblico. Ma noi stavamo credo venendo da te. Credo che sia una saggia decisione. Dopo bene, tutto, allora alcune cose direi che ci possiamo mettere immediatamente in cammino, visto che la situazione stringe, e uscire perché di qua. Stringe? Si è mosso? No, ci sono solo due eserciti in marcia, uno che sta arrivando verso i territori dell'impero e da contenere. Ma per quello stavamo venendo da te. Appunto. A riprenderti, perché abbiamo trovato un sacco di roba. Fantastico, andiamo. E il nostro cammino è benedetto da un dio. Non è il caso, però. Non avete idea. Siamo in missione. Questo sia vero. Siamo in missione per conto di un dio. Va benissimo. Di un dio. Sono molto felice che... Sì, abbiamo trovato questo senso di fratellanza. Ma l'idea non era di andare ai giardini di Giada? Per prendere lui e dire a lui e a suo padre dove pensiamo che arriverà l'esercito e che abbiamo trovato quella cosa che abbiamo trovato. E quindi che sappiamo la storia. E non abbiamo bisogno di andare a parlare con i nostri antenati. Parla con lui. C'è un tè! Bene. Posso parlarti in privato? Un attimo. Certo. C'è in questa casa un... c'è la saletta, il magazzino dietro. Il magazzino apre. A Kitsune sembra un po' strano, Ida. Posso fare una prova di insight o qualcosa per provare a capire? Cioè, mi sembra quasi come se ci stesse arrestando. Fai una prova, una prova di... intelligenza? Cortigiano. Perché per capire così, le intenzioni a cortigiano. L'ho chiamato io, gli ho detto per favore. Sì, ma lui è lì sulla porta che dice dobbiamo muoverci senza neanche salutare, entra, non beve niente. Vabbè, quei 70 ma io lo conosco da 30 sono anni. Sono gli 88 folli, no? Mi sembra un po'... no, sono i 70 cuni. I 70 cuni. Minchia. Che genere awareness? Sì. Pacco. Un Kami del fuoco dice se la locanda non è in fiamme dentro non ci sono i nostri eroi. Diamogli fuoco. 30. Stai cercando di trattenere delle informazioni da loro? Sei strano per qualche motivo? No, però il fatto che mio papà mi abbia detto
fai in modo di riprendere i tuoi amici in qualsiasi condizione, chiaramente mi mette nell'ordine di idee che quando mio papà dice una, quando mio padre dice una cosa del genere, vuol dire che la situazione potrebbe diventare difficile. Cioè, quello che mi sembra a me, la mia domanda è più se sembra che se adesso noi diciamo no, noi andiamo da un'altra parte, prendiamocelo, andiamo, ce lo permetteresti? Dalla tua postura, da come ti stai mettendo sulla porta? Sì, ve lo permetterei a patto che si riunisca il gruppo. La cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è il fatto che mio papà sacrifichi 70 inquisitori tra Shugenja, eccetera, c'è Kitsune, eccetera. Quindi. Sì, va bene. Che fanno adesso lo so. Ok. E quindi questa cosa mi fa essere particolarmente guardingo. Sapendo che io notoriamente sono ciarliero. Facciamo quello che bisogna fare. Però lui mi chiede di parlare in privato e questa cosa naturalmente mi sospettisce ancora di più. Il suo messaggio in apertura, no? Entra in ambasciata. Quindi ti vedo un po' accigliato adesso dopo lui. Non riesco a capire il senso della segretezza quando voi potreste uscire dalla locanda e potremmo andare via. In privato, ma intendi in privato dalla sua scorta? No, in privato da... dal nostro ospite. Perché? Dal nostro anfitrione. Ospitante. È con noi in tutto questo, anzi gli abbiamo fatto un favore, gli facciamo un favore facendo quello che vogliamo fare. Non credo che tutti siano d'accordo, probabilmente. Ma che cosa? Il nostro anfitrione è stato così onesto da rivelarmi di non essere ciò che aveva detto ieri perché non sapeva se fidarsi di noi. Ma certo, ma quando mai un kami o uno spirito o qualsiasi cosa sia dice la verità? Questo mi fa pensare che sia in buona fede, tuttavia, come voi potrete confermare, ancora non conosciamo la sua natura. E me lo stava per dire quando è arrivato Ida. Ecco che cosa volevo dirvi in privato. Tuttavia, a questo punto, tanto vale parlarsi. Ma siamo amici, facciamo tutti parte dei lupi, chi più chi meno. Credo che a questo punto sia effettivamente il caso di seguire le parole del vostro... Ma erano i camaleonti? Forse. Ma voi l'avete detto. Possibile. Non ricordo bene. I nostri parenti. Non lo so, mio nonno non c'era. Quindi... avevano un gruppo tipo quello dei lupi? E hanno fatto, beh, te lo raccontiamo beh anche adesso. Quindi ho chiamato Credo Ida. Credo che comunque sia più sensato seguire le parole del vostro compagno. Sicuramente che ce ne andiamo di qui. Non credo che tutti ce ne andremo di qui. Beh, tu no, immagino. Io sì. Io sono sicuro che me ne andrò di qui. E chi è che rimarrà qui? Lo scopriremo solo seguendo le vostre decisioni. Mi stavate dicendo una cosa importante poco fa. Io sto versando il tè perché... Sì. E gli chiedo di rivelarmelo, visto che me lo stava dicendo in privato, se desidera può dirmelo in privato. Credo che questo spiegherà molto più di quello che potrei dirvi. Apre la porta ed esce. Appena mette fuori... 69 su 70 degli inquisitori che ci sono si inginocchiano, proprio non un inchino, si inginocchiano prostrandosi, e quell'unico 70esimo ha fatto fumble, no? L'unico che rimane è il capo degli inquisitori, che comunque si è inchinato più di quanto si inchinerebbe all'imperatore. Minchia, visto? Il capo degli inquisitori dei granchi. Io esco di fianco a lui. Per, proprio sai quelli che seguono l'ambulanza quando fulminato immediatamente. Allora, io di fianco a lui mi metto proprio di fianco con i pugni sulla vita. Ehi, di fianco, esatto, come per dire io sono con lui. Ma porco Giuda, guadagno un punto di gloria secondo me. Alzatevi. Gli inquisitori si alzano. E quello che fino a poco prima sembrava un vecchietto non decrepito, però si vedevano gli anni che gli pesavano addosso, ringiovanisce mano a mano e diventa ancora più simile a Aizawa d'aspetto. E lo pento, te l'ho detto. Sì, perché lui mi assomigliava in quanto in teoria nel corpo di mio nonno. Quindi ringiovanendo adesso ci assomigliamo. Io sono sempre di fianco a lui che guardo gli inquisitori. Esco anch'io, cioè penso che usciamo tutti. Vediamo sta scena. Boh, io mi inginocchio a questo punto. Quello che vedete di fianco a me e mette una mano sulla spalla di Aizawa. Oh, mi intristisco un po'. È il mio erede.
colui che porta dentro di sé il potere di sconfiggere ciò che tutti noi stiamo cercando. Finalmente i due pezzi della spada possono essere ricongiunti. Uno lo abbiamo noi. Non capisco. Il capo inquisitore, sempre rimanendo abbastanza chinato per non guardare dritto negli occhi Calcifer, dice: Isawad o no, siete sicuro della loro capacità di affrontare la prova che ci è stata rivelata in sogno? E dice questo, vedono, perché sono un po' lontani loro da lui, no? Si sono inchinati subito, vedono io che mi avvicino, proprio quasi in maniera confidenziale. E ti dice: quindi sei veramente il nonno? No. Nota una certa somiglianza. No. No, continua, scusa, non volevo interromperti. Il corpo è quello del dell'uomo che ha generato. Giusto, e mi faccio tipo... Giusto. Il nostro Ryuk-san. Il mio nome è semplicemente Isawa. Fatemi tutti non sto un tiro di conoscenze, la difficoltà è 5. Io non ci sono. Sono un retroficiale perché dopo una notte di alcol e te... L'orteologia, sapete, sì, perfetto, teologia ancora meglio. Hai fatto 5. Voglio vedere quanto faccio. Per sapere sì, quanti più dettagli possibili. Sì. 18. 30 qualcosa. 22. Lui è Isawa, il dio che ha fondato la famiglia Isawa. Da cosa lo capisco? Dal fatto che il suo nome è solo Isawa. Sì, vabbè, e ma chiunque si può chiamare Isawa. Non con questa sicurezza. Ha detto il mio nome è Isawa. Lo so. È come se uno che la gente ci si inchina e dice il mio nome è Gesù. No, però 70 inquisitori del granchio che sono praticamente dei mestieranti dello sgabello. Io non vedo nulla di diverso in lui a parte che era ingiovanito. È sempre quello che ieri sera abbiamo discusso del sake, qual è la temperatura migliore, eccetera. Quindi io non ci credo. Vabbè, sai qua. Ah! Cazzi tu! Cazzi tu! Prendiamo tiragli uno scappellotto così, quindi per vedere se è lui. Quindi veramente il nonno. Avete una posizione importante. È il corpo di mio nonno. Lui è che è Isawa. Sì. Ha il ha un corpo, perché essendo un dio aveva bisogno di un corpo. No, Isawa non era un dio, era tuo nonno. Poi c'è Isawa, quello appena alzi la mano, la tua mano prende fuoco. E inizia a soffrire parecchio. Fai un tiro di terra. Che quanto è potente sto tizio. È un dio ancestrale del fuoco. No, di tutti gli elementi è il 21. A me i coglioni. Ok, togliti il primo livello di ferite, perché la tua mano sta continuando a bruciare. E mentre Isawa ti guarda, ho accettato le vostre parole divertenti fino ad adesso, ma vi chiederei di ascoltare ciò che ho da dire prima di continuare. Ah vabbè, ascolto, la volpe ascolta. E si spegne. Gira. Sì. Tu tipo due passi indietro. Io a quel punto esco dalla locanda con una tazza da tè e fa: guardo la scena. Sembra tuo padre. Ti sta trattando come tuo padre. Sì, signor vabbè, spirito. Io ho visto no, tutta la cosa, no, mi inchino anch'io. Chiaramente. Spirito. Sopra spirito. Vabbè, loro fanno vabbè, scemi, noi siamo inchinati. No, io sto dicendo abbassa la testa. Lui mi ha chiesto, ma è uno spirito? No, è uno spirito, sopra. Vi faccio vedere la mano un attimo. La spada di cui avete trovato un pezzo è la spada che può uccidere lo Shuten Doji. Questo è vero. Il pezzo che manca di questa spada è all'interno del corpo di Ryuk. Oh. Come fa a essere lassativi nel mio corpo? Isawa-sama. Comunque, come scusate, può? Esco un attimo. Applausi a Claudio che ci ha messo il cicrobo d'acciaio. Questa cosa. Ti voglio bene. Io nel frattempo un po' da libertà faccio tipo a bassa voce, ma la preghiera dell'acqua per guarirmi la ferita. Non funziona.
Non parte proprio? No, non tirare nemmeno. Il cammino dell'acqua ti fa soffri, stronzo. Ti ha tolto il motorino d'avviamento. Mi chiedo come può essere all'interno del mio corpo umano. È proprio perché il tuo corpo umano era discendente del corpo che io ho deciso di possedere, che la spada ha potuto prendere residenza. Ora però, davanti a te, si apre un bivio. Puoi dimostrare di essere il samurai che hai sempre sperato di essere valido e degno dell'ammirazione dell'impero e di tutti gli abitanti che ne fanno parte, essere l'uomo che ha salvato l'impero e morire nel farlo. O puoi scegliere di diventare un Ronin senza padrone e senza onore, che morirà da solo da qualche parte, ucciso da dei banditi. Sì, ho capito bene. La metà della spada che serve per sconfiggere il nemico si trova nel mio corpo. È quindi necessario estrarla per poter usare questa spada. Siete estremamente sicuri della mia morte? Purtroppo sì. Dimmi, Isawa O. Non è possibile riportarlo in caso allo stato precedente, come ci è stato insegnato dai kami più potenti? No, l'unico modo per estrapolare la spada è un sacrificio. Ah, eh no, con quello non funziona allora. Mi riabbasso la testa. Capisco che la scelta che ti si para davanti sia difficile e ti chiedo di prendere tutto il tempo che ti serva per decidere, tu e i tuoi compagni. Quando avrete un verdetto, vi raggiungerò. Fa un passo avanti e scompare. Questa cosa l'hanno sentita 70 granchi. Sì. Quindi se anche decidessi di non fuggire, mi aprirebbero in due comunque. Ma non servirebbe. Beh dai, magari non... non servirebbe perché deve essere un sacrificio. Deve essere tuo volontario. Ma poi non lo farebbero perché gli ha appena detto devi scegliere tu. Poi magari qualcuno un po' zelante lo fa uguale. Beh, io per sicurezza da granchio lo aprirei in due, non si sa mai. Metti che ci riusciamo. Ma oddio, l'hanno detto abbastanza apertamente che è un sacrificio. Che io sappia da lore, che io sono molto 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 conoscente di lore. Molto molto. Il livello ovviamente è un dio. Sì. Sopra la dea della fortuna o se ha quel livello di dio? Sopra la dea che avete incontrato il giorno precedente. Che già, difatti, siamo in missione per conto di svariati dei ora, diciamo. E abbiamo capito che tutti gli dèi gli sta sui coglioni questo. Come il livello dello Shuten Doji è nettamente superiore. Sopra. Perché non fa? Perché così va la ruota. Io penso, ok. Quindi la prima cosa che mi viene in mente è: non interviene lui direttamente, ma chiede queste cose perché è così che va la ruota celeste. Gli umani devono essere artefici del proprio destino. Okay, al massimo, gli dèi possono dare una spintarella qua e là. Quindi non mi sembra strano che uno così potente abbia detto una cosa del genere. Okay. Gli unici casi in cui loro scendono in campo è se c'è un livello di potere equivalente. Tipo Fuleng, quando è arrivato nel mondo, allora sono scesi in campo anche tutti gli altri. Ok. Quando si tratta solo di Oni, non sono interessati. Questo è un banale questo per loro è un banale perturbatore della quiete. Io però nel frattempo guardo la mano che brucia e cerco di ricordarmi intensamente il dolore che ha causato per provare a ricordarlo quando poi lancerò l'incantesimo che sto cercando di imparare, che è quello in cui infondi praticamente Calcifer dentro una lama che è il più potente del fuoco. Perché non c'ero ancora arrivato a lanciarlo, però secondo me questo può aiutare, avendo visto veramente cosa possono creare le fiamme di un livello totalmente superiore a quello a cui possa arrivare. Comunque, se effettivamente Raizawa Dono, lui è padrone di tutti gli elementi, quindi anche i kami dell'acqua non hanno risposto perché lui non voleva. Ah, ok. Però io nella visione avevo visto un'enorme cosa di fuoco. Sì, sì. Quindi probabilmente c'ha qualche preferenza. Okay. Quello è il suo preferito, infatti la felice. Io non volevo saperle queste cose. Cioè, dentro di me io ho già capito che non volevo saperle queste cose.
Così io non sapevo. Ma perché? E invece? Posso andare a prendere un bicchiere d'acqua? No, discutete tra di voi. Sì, mentre anche perché intanto dico una cosa: è perfetto tutto questo. Perché qual è l'altro incantesimo che avevo preso? Il penultimo. Soul qui. Blade, perfetto. No, quello sopra, quello non sopra. Dirlo però. Di cosa vuoi discutere? Comincia. Cosa ne pensi? No, ma avete capito cos'era quello? Sì. Ed credo è già che si sia presentato a sufficienza. La seconda entità di questo potere che incontriamo in due giorni? Quello shooting oggi deve stare sul cazzo a molta gente. Una cosa potentissima, per cui 70 inquisitori che solitamente partono all'attacco appena vedono qualcosa di sospetto si inchinano. Sì, ma è il secondo in due giorni. Ho capito, evidentemente probabilmente lo shooting oggi sta cercando di andare ben oltre quello che è il limite consentito nel fare le cose da confusione umani tra le cose da uomini, e quindi siamo in missione per conto di dei, diciamo che abbiamo effettivamente un carico abbastanza pesante al di là di quello che potrebbe combinare l'impero. Io blasfemo a bassa voce, blasfemizzo a bassa voce. No, non su di lui, non in generale. Ah, okay. Perché sto pensando che adesso il mio piano, quello nasconditi dietro Ida e poi quando tutto va male scappa, inizia a diventare sempre più lontano, visto che ci sono dei giochi di potere un pochino più elevati. Sì, no, anche perché questi ti vengono a prendere. Sapienza magica, esatto. Importantissimo. Okay. Addirittura salvarmi la vita. Addirittura salvarti la vita? Vai. Te lo dico. Beh. 10, 18, 25. Cosa volevi fatto 25. Sapere? Quello che voglio sapere è la spada, sì, esattamente dove ci si trova nel corpo dell'ultimo erede di mio nonno? No, da quello che ti ha detto Isawa si trova dentro di te. E come mai dentro di me e non dentro il corpo di mio padre, per esempio? Perché tuo padre è morto. Ah, solo per questo. E se io fossi morto in battaglia, la spada dove si troverebbe? Non ne hai idea. Avrebbero trovato un altro ricettacolo. Cioè, io la farò semplice. Scusa, solo una cosa però, sulla cosa che gli ha chiesto lui, il sacrificio eccetera, l'ipotesi quella diventa Oronin senza onore perché si rifiuta di fare la cosa, non che può fare la cosa in maniera disonorevole. No, loro possono pure uccidermi, il problema è che questa spada, no, se io non lo faccio come sacrificio, non c'è. No, ma perché io volevo dirti, avevo capito che potevi farlo in una maniera disonorevole rimanendo vivo, ma saresti diventato un Ronin. In realtà no, ok. Comunque ti dirò la risposta di uno dei kami. La spada è dentro di te, però è sbagliata. È spezzata. No, è proprio sbagliata. Però non farlo. Ah, perché avevo già ideato un piano geniale, che però non vedrà mai la luce. Perché, appunto. Penso che chiedergli cosa vuole fare non dipenda da noi, ma dipende solo da lui. Tutti i samurai sognano di finire in gloria la propria vita e servire l'impero. Beh, molti samurai vivono una vita mediocre anche in quello stato, guarda Kakita. Ho sempre vissuto come un eremita, non mi sono mai interessate le questioni mondane. Evidentemente c'era un motivo per questo mio destino. So che la spada ci serve, ma non ti chiederei mai io, la volpe non ti chiederebbe mai di dare la tua vita. Ma non potrei neanche continuare questa esistenza con questo peso sulla coscienza. Beh, diciamo che ci sono stati 70 testimoni abbastanza importanti, più uno molto importante, e quello pesa abbastanza sulla tua scelta, forse. Sappi che la volpe non ti giudicherà qualsiasi cosa tu scelga. Non può dire lo stesso degli altri 71. Gli altri 72, perché sono 72 e 3 con Isawa. Gli altri 73, ne 72 più uno. Ma la scelta è solo tua. Beh, se questa spada è l'unico modo di sconfiggere questo male, credo che sia mio dovere prestarmi questo sacrificio. Tuttavia c'è una cosa che vorrei fare prima che ciò avvenga, e se il tempo mi sarà concesso. Dovete lasciarmi qualche ora di tempo e poi sarò di ritorno. Beh, ora? La spada a noi ci serve per sconfiggere lo Shudendoji, potrebbe essere questione di mesi. Nel frattempo potresti comunque... Non so. Chiedo a Isawa. Isawa Dono.
Che Zawa non c'è se più. N'è andato. No, se n'è ha andato. Detto che sarebbe tornato quando avevate preso una decisione. Sì, nel senso, io in gioco avevo capito che tipo lui tornava fra un po'. Non che tipo fra mesi. No, tra un po' per sapere la tua decisione. In realtà potrebbe anche non tornare se tu decidi di non farla, uscire. Secondo me te ne vai e basta. No, sì, disonorarlo non faccio, ma stiamo scherzando. Quello che non ho capito è se quando torna ha bisogno della spada o se io decido e poi fra mesi devo sacrificarmi. No. Secondo la Volpe, Volpe, se tu decidessi di tenere la spada e tenere la tua vita e andartene, non lo vedrai mai più. Sì. Fino a che non morirai in una strada dai banditi. Nell'altro caso, nel momento in cui tu volessi sacrificarti, lui arriverà. Quindi sì. L'unica cosa che ci manca sapere è quanto tempo prima dello scontro abbiamo bisogno della spada? Proprio perché non lo so. Comunque, in ogni caso, vi posso già dire la mia decisione, però prima devo fare una cosa, che è personale. Anche questa è una tua scelta. Fai quindi quello che vuoi. Abbiamo un'ora di tempo, Ida. I lupi aspetteranno. Non c'è nessun problema. Prendiamoci il tempo che ci serve. Va bene. Cosa vuoi fare in quest'ora, quindi? Vado a faccio una cosa che ti dirò solo a vado nella taverna e poi scappo dalla finestra dietro. Perché se un giorno la vorrai usare, loro non la sanno. Si può fare? Sì. Si può fare, però gli ascoltatori dovrebbero saperlo. Esatto. Sì. E quindi noi ce ne andiamo fuori. Io vado a fumare e noi ce ne andiamo. Non è mai successo una cosa del genere. Forse una volta. Non è mai successo che uscissero gli altri. Eh sì, perché giustamente loro devono sentire. Comunque, a parte questo, no, un'ultima cosa che volevo dire era che mi sono adesso sento che ci sono sono tornati i kami. Ma non erano andati via, semplicemente non ti hanno dato retta. Prova a riguarirmi la mano. Funziona. Sei contento? Beh, sai, non ho una mano in meno, quindi direi di sì. Ok, e mi cura tipo di bello, 60 proprio bacchettato come la maestra all'asilo. Tac! Sulla mano. Sì. Basta cazzate! Quella bacchetta era un lanciafiamme. Però vabbè. Lanciafiamme! Esatto. Però, viene, c'è un esempio. Voi usciamo? Levatevi dalle scatole! Ale. Dai, così sentiamo allora, qual è il piano di Zawa in tutto questo. Allora, non è che no, non è niente di che, però faceva figo che loro non lo sentivano. Okay. E si immaginano chissà cosa. Beh, va, c'era bene, solo bella questa. Vado di là. Vai. No, vabbè, fa niente. No, no, è tranquillo, ci mancherebbe, vado di là. Vi chiamo quando abbiamo fatto. Chiamaci tu. Ah, semplicemente. Parla a voce normale. Voglio avere il tempo. Tanto. Voglio avere il tempo di generare un erede. Se ci riesco. Perché okay, lui sarebbe l'unico mio rimpianto. Vai nel villaggio più vicino e cerchi una ragazza. Sì. Perfetto. A pagamento piuttosto. Anche se è disonorevole, tanto ormai. Perché io non so se lui mi concederà. Io potrei anche dire: la mia risposta è mi sacrifico e lui mi fa fuori. Cioè, io non lo so, non gliel'ho chiesto. E probabilmente quindi non vi avrebbe risposto. E quindi potrei non avere mai un erede. E invece così io avrei un discendente e ho pensato. Posso dirlo tranquillamente, però quanto è figo se loro non lo sanno, magari nella storia viene fuori poi. E allora fai una cosa, prima di fare quello che stai per fare, fai un bel tiro. E beh, divinazione. No. Sì, ci sta divinazione. Cioè, vai. Mi serve per capire qual è il momento giusto. Il... Se c'è un momento propizio esatto, e se gli dei se... vogliono questa esatto, cosa. Esatto, se gli dei vogliono questa cosa. L'altra domanda che ho fatto sulla spada, giusto per gli ascoltatori, è che io sono talmente merda che ho pensato, se io faccio subito un figlio, la spada va in lui. Non è Dragon Age, purtroppo. Sarebbe stato geniale. Quindi io faccio una divinazione che fra l'altro adesso, siccome Perception è aumentata, è 7K4, e spendo Void. Che è il mio secondo, quindi tiro tutti questi dadi. Meno male che l'ho speso perché sarebbe stata una merda, se no. Però, per fortuna, almeno questi. 16 e 16, 32. 32. Ah, guardando i segni nel cielo, capisci che hai poco tempo. Eh beh.
e che quindi non hai modo di vedere crescere un eventuale tuo... No, quello lo so. Pupillo. Non l'avrei mai visto, cioè io volevo solo generarlo. C'è la possibilità che tu riesca a generare un erede, ma anche questo dipende dalla scelta che farai dopo. Nel senso che gli dei sono pronti a spezzare la tua linea di sangue nel caso non sia degna. Ma io mi concentro, faccio una, in questa meditazione, faccio una meditazione preparatoria, ringraziando i Kami di avermi dato la possibilità di servire l'impero in questo modo e di dare la mia vita per la distruzione dei nemici del Rokugan. Quindi, sostanzialmente, dentro di me accetto questa scelta. E cerco di pregare affinché io possa avere un erede. Fai una prova di teologia prima di entrare nel villaggio più vicino. Per fortuna ho teologia. Ah, vabbè, ho fatto un po' poco. Ho fatto 7, 8, 9. Sei un po' preso dalla situazione, dalla decisione che devi prendere, dalla fretta di dover fare tutto in pochissimo tempo. Infatti. E dal dover comunque trovare un erede che sia degno, perché non puoi nemmeno trovare una contadina, avere un figlio con una contadina e sperare che questo sia un erede degno della casata Isawa. Quindi sai che ti devi perlomeno presentare al signore del villaggio vicino, che quindi è della famiglia dei Granchi, cioè del clan dei Granchi, e in qualche modo o circuire sua figlia o convincerlo. Guarda, prima di farlo voglio usare Benten's Touch, che mi dà più uno capone nei sociali. Quindi Aria 7k4 3 6 7 e dai un po' di culo finalmente, insomma, però vabbè, meglio di prima. Quindi sì, sostanzialmente ho fatto 17 24, quindi sostanzialmente mi presento ed essendo lui dei granchi, non ho fatto molta strada, ci sono i 70 granchi, sa della situazione. Immagino, penso. Parto da questo presupposto, mi presento e gli spiego davvero quello che sta per succedere. Cioè io sono l'erede, il prescelto e devo sacrificarmi. Fai una prova di sincerità. Esatto. Dopodiché richiamo gli altri e non sapranno mai cosa è successo, sì, e neanche tu saprai se è. E spendo l'ultimo void, vaffanculo. È l'ultimo. Se devo morire spreco tutto. Sì! 10, 9, 9... Io tengo 4, quindi terrei questo 6 e ritiro questo 6. Quindi direi un bel po'. Andata bene. Un bel po'. Potete tornare. Chi lo sa. Per non ascoltare. Sentisse 5 samurai. I 5 samurai, perfetto. Che babbo. Perché sennò un po' si sentiva, però abbiamo messo la musica. Eccoci. 4 volte 5 samurai. Pronti. Bene. Isawa torna la mattina del giorno dopo. Non cosa volete fare? Meno male che prendeva un'oretta. Un'oretta la mattina del giorno dopo. Scusate. Beh, io sono accampato, cioè ho controllato che tutti gli altri granchi si fossero accampati. Nel momento in cui... scusa. Beh, in caso di... e poi offriamo da bere. Tra dentro e fuori aspettiamo, no? Naturalmente con la tensione... del chissà cosa farà. Aspetta, perché lì naturalmente l'ordine anche paterno è... muovetevi. Sì, no, ma soprattutto non possiamo perdere l'onore per una decisione sbagliata su una cosa così importante. Io nel pomeriggio ogni tanto dico a Ita: secondo la volpe è scappato. Cercando di farlo ironicamente, ma cercando di fare venire un po' di dubbio a Ita. Ma io Il dubbio magari lo accolgo. Sono un po' teso in questo giochino della volpe, perché se il dubbio viene non a me, ma rimane negli inquisitori,
è gente pronta a partire. Quindi... Beh, ma il loro dio non ha per caso detto la scelta è sua? Qualcuno sì. di loro violerebbe quello? No, non violerebbe, non violerebbe, violerebbe il d'occhio. Patto Kitsune, però il problema fondamentale è che di fronte a un certo punto a una scelta disonorevole il dio si potrebbe fare da parte e a quel punto rimarrebbe il libero arbitrio. C'è anche un'altra leggera situazione, che non è il dio che ha fondato la casa del granchio. Certo, ha fondato il dio. La casa della Fenice, quindi se loro dovessero aver avuto delle visioni da parte di Ida di fregarsene di quello che okay. ha deciso Izawa, certo, tra i due vince Ida. Chiaramente, loro lo hanno riconosciuto per quello che era, ma c'è sempre qualcuno sopra di te. Ma è roba della Fenice. Esatto. Quindi insomma, la serata è tranquilla, ma non troppo. Beh, non sembra che Izawa si farà vedere a breve. Quindi no, infatti, io offro da bere a tutti gli Shugenja, tanto la riserva c'è. Andrà a fare un po' di cose private. Io me ne vado sul letto della locanda. Io bevo, ma non così tanto, perché lo stato di guerra mi mette un po' sul chi vive. Anche perché una parte del nostro esercito consistente è entrata nelle terre d'ombra, quindi... cavolo, sì. Ok, tu cosa vuoi fare sul retro della Io sul retro, quando non c'è nessuno, voglio provare a lanciare i nuovi incantesimi che ho fatto per vedere se funzionano. E beh, faccio dietro con calma, usando tutto il tempo di lancio necessario. 6, 6, 5. Ok, non funziona neanche uno. Cioè, non parte neanche l'invocazione, nel momento in cui inizio l'invocazione non vedo effetti? No. Capisci che stai iniziando a tirare troppo la corda con i cami nel provare le cose senza effettivamente averne bisogno. Sono disposti a fare dei piccoli favori senza nessun problema, ma dei favori così grossi o gli fornisci una motivazione che sia più del volevo provare. Allora provo a fare, no, faccio un commune per parlare con loro, per parlare principalmente con quelli del fuoco, perché io sono del fuoco, e anche se ne devo usare più di uno voglio spendere un po' di tempo a cercare di convincere i cami del fuoco che è importante la prova, perché se poi uno dovesse farlo in una situazione importante e la cosa non dovesse funzionare o funzionare male, potrebbe esserci, e cerco di raccontargli di tutte le volte che i cami sono stati spazzati via da una zona, del fatto che probabilmente così sono nate le terre d'ombra, inventando, però cerco di mentire e rendermi gli amici, per dire è importante fare le prove, altrimenti nessuno poi riuscirà mai a farle decentemente. Fai una prova di cortigiano. Posso provare con gli spiriti, quelli più animaleschi, tipo le salamandre, sì, eccetera. Quindi un non più... va più su sincerità, perché io mentire ce l'ho su sincerità. Ma non è che sta proprio mentendo, sta cercando di amplificare delle parti per farle sembrare più importanti. Sì, esatto, alla Big Fish quasi. Li sta perculando, insomma. Sì. È il rapporto di Kitsune con tutto, anche i kami. Quindi hai detto cortigiano, 2. E visto che per me questa cosa è importante, perché sono incantesimi che se non dovessero funzionare nel momento in cui servono potrebbe andarne della mia vita, spendo anche un punto vuoto. Ah, sei, quindi no, punto vuoto 7, quindi sono 7, 13, 20, 27, 32, 41. Ti dicono che hai una prova, dopodiché... Allora, parlando sempre con loro, io dico, ok, allora il primo è molto simile a quell'altro che abbiamo già visto che so fare, e cerco, che è il raggio di fuoco, e cerco di farmi dire da loro per un po' di ego se veramente se ho imparato a farlo bene. Ok. E poi quando mi dicono che probabilmente è più o meno, provo l'altro. Ti puoi impegnare di più. Ok. Provo l'altro del fuoco. E quindi vedono da dietro la taverna, tipo c'è un getto di fiamme che arriva in cielo, qualcosa che vola in alto e poi precipita giù in un'esplosione di fuoco, e poi non vedono più niente. Ok.
giriamo leggermente spaventati o pensiamo al Kitsune? L'artificio dietro me ne tolgo 4 del fuoco tra i summon e i commune eccetera. Vabbè, io un po' mi spavento e mi... no no, poi dopo torno con la maschera lievemente annerita da un lato e probabilmente i bordi della tunica bruciati. Kitsune, che cazzo è successo? Il capo degli inquisitori, quando vede che sei un po' preoccupato, ti dice: non vi preoccupate, è solo il vostro Shugenja che sta cercando di far vedere i kami che anche lui è in grado di fare ciò che noi sappiamo già fare. Ah, ok, grazie. Come sapete, io sono molto avvezzo alle armi e molto poco ad altri tipi di pratiche. Lo so, signore. Sborone, secondo me non è in grado di farlo, ma non lo dico in gioco, neanche fuori dal gioco. Non lo dico. Non lo dico né in gioco né fuori dal gioco. Senti che cazzo. Sente il fuori gioco. Esatto. Senti. Cristo, santissimo. Se non fate altro... Tornate, Zawa? No, per il momento non ancora. Allora è scappato. Kitsune, io faccio un'ultima cosa. Mi fido, ho capito il tuo pensiero. Ti ringrazio per il fatto che me lo fai notare ogni 10 minuti. Beh, un eremita abituato a star da solo. Sì. Io farei una scommessa. Sì. C'è Kusei che ha perso tutte le scommesse contro di voi. No, mi spiace, la volpe scommette solo con la Kusei, con la gru. Ah, ok. Però la gru è che... Le gru sono pessime nelle scommesse. Kita. Ah, giusto. Era una falsa fenice. Appunto, una gru più o meno, no? Sì. Più o meno quanto la volpe è una mantide. Quanto pare fin troppo per i gusti della volpe. E mi metto a ridere dietro. Cosa voleva fare Isawa come ultima cosa? La mia katana, quella di legno, che è un po' il mio simbolo, la lascio al padre, pregando che venga data solamente a... tu sai chi? Solo quando sarà pronto. Ok. E prego i kami per lasciare un messaggio in questa katana. Basta. Okay. Te lo dirò. Va bene. Katane che si lasciano in dono a qualcuno in modo che vengano riprese anni dopo. È un ciclo che non si chiude mai. Esatto. Quindi torno. Torni? La mattina. Vedete che sono senza... Beh, non so se si vedeva. Vabbè. La katana. Sono senza katana di legno. Quella... Sì. Il tuo simbolo, esatto, che mi rappresenta. Io fino a 2 secondi prima stavo ricordando a Ida che ormai è mattina e sicuramente è scappato. Perdonate il ritardo, purtroppo questioni urgenti mi hanno trattenuto. Non è scappato, non abbiamo scommesso. No, ma te lo dicevo così giusto per ricordartelo. Chiamo Isawa anche se non so come si fa. Appena non so se esiste un modo. Appena pronunci il suo nome, senti che è di fianco a te. E tutti si inchinano di nuovo. Anch'io, anche la volpe stavolta. Tutti. Ivao non ha capito. No, io non ho capito una ceppa. Io mi inchino perché si inchinano tutti. Quindi se si buttano tutti dal fosso. Beh, diciamo che gli ho visto annerire una mano. Non hai capito una ceppa del perché, ma hai capito quello che può succedere. Quindi ti inchini. Gli dico: beh, voi siete Isawa, non credo ci sia bisogno di comunicarvi la mia scelta. Credo che sia importante per te il fatto che tu... Sente la voce o è comparso? Pronunci. No, è comparso. Non potrei fare nient'altro che tutto ciò che serve per l'impero. Quindi... Allora, questa vostra avventura è iniziata con un matrimonio e si avvia alla conclusione con un funerale. È veramente necessario, Isawa? È necessario per uccidere la creatura che sta infangando i nostri bei territori. Ed è necessario perché deve essere una scelta umana decidere di farlo. Non esiste un modo anche complicato, rischioso per tutti e lungo per evitare questo, quindi. Questo è il metodo migliore. Ti abbasso la testa. Isawa, tu sei uno dei miei figli.
Hai diritto a vedere esaudito il tuo desiderio, quello che hai espresso ieri notte. Inchino. Come preferisci che venga svolto il tuo funerale? Suppongo che, come si, in seppuku si dice, suppongo che il seppuku potrebbe essere la scelta migliore, tuttavia non mi dispiacerebbe che ciò avvenisse in un duello. Ritengo che sia molto più utile un duello. Il seppuku è in genere il prezzo che pagano i samurai privi di onore. Tu sicuramente non rientri in questa categoria. Ho vissuto la mia vita combattendo e penso che sia la scelta migliore. Scegli. Ha caricato la barra. La barra dell'onore. Super è pronta. Esatto. Chi vuoi che sia il tuo avversario? Oddio, non ci avevo pensato. Sei con me. Un altro stronzo dovrà esserci. Cioè. Duello. Posso scegliere Isawa stesso? No, una cazzata. Certo che può. Ah, guarda, è un duello alla pari proprio. Beh, se sta suicidandosi. Beh, lo faccio per... esatto. Cioè, nel senso. Minchia, Isawa colui che ha combattuto contro un dio. Iwao colui... No, Isawa, esatto. Ryuk. Ryuk è colui... Iwao sono io, non voglio combattere contro un dio. Ryuk è colui che ha combattuto contro un dio. Scelgo Ida. Giusto per essere sicuro, perché se sceglievo lui poi magari sai com'è. No, niente di, cioè, niente di personale. Mi sarei trattenuto. Va bene. Non posso assolutamente esimermi dal compiere questo atto. Scegli anche l'arma. Perché esiste il... Puoi sfidarlo. Lui usa il martello. Tu puoi anche dirgli puoi anche usare dire, no, dobbiamo usare la spada. Esatto. No, t'hai detto no. Gli incantesimi, buh. Beh, io non so, io so usare solo... No, lui gli incantesimi e tu la spada. Prendi a parolacce. Posso fare misti se accetta l'avversario, no? Sì, se accetta l'avversario sì, ma in genere non vengono nemmeno proposte. No, ma dovendo lui morire... Sì, ma infatti, cioè, io so usare solo l'arco e la spada, scelgo la katana. Cioè, è più... Okay. È più... duello. Va bene. Più duello. Puoi fare un duello d'arco con i Vao. Cosa c'entra, se no... Gli inquisitori iniziano a preparare una piccola arena dove voi possiate scontrarvi. Portano anche un seggiolino per Isawa, mm-hmm. che ovviamente è l'unico che ha diritto di sedersi. E creano questa piccola area davanti alla locanda dove vengono messi dei sassi, dei sigilli, vengono apposti per terra per benedire la zona più di quanto già non faccia la presenza di Isawa. E quando tutto è pronto, Isawa batte le mani, cala completamente il silenzio. E Isawa si alza in piedi e dice: siamo qui in questo giorno infausto per permettere all'impero di Rokugan di vedere altri 1000 anni davanti a sé. L'uomo che darà questo potere a Rokugan è Isawa Ryuk. Isawa, fatti avanti. Vado nel punto, diciamo, di inizio del rituale. Del duello. Il tuo sfidante sarà Ida Kakunoshi del clan del Granchio. Io abbasso il capo quando viene pronunciato il mio nome e poi avanzo e mi inchino anche di fronte a Isawa. Ah, tu sai perché ho scelto Ida? Perché in paese... Esatto. Domanda, lui Isawa, che io sappia, Isawa è Dio. Hai detto il controllo di tutti i kami? Sì. Anche sul vuoto?
No, lui ha il controllo di tutti gli elementi, non di tutti i kami. Qui, degli elementi, quindi gli non elementi. Del vuoto. No. No. Quindi in teoria non potrebbe impedirmi di lanciare un incantesimo del vuoto. Che non possa impedirti, ti sembra. No, impedirmelo ammazzato. Decapitandomi mentre lo sto lanciando, ok. Ma impedirmi dicendo agli... a quello che permea il vuoto di non rispondermi, teoricamente non no. dovrebbe avere questo no, potere. No, ma potrebbe fare talmente tanto casino con gli altri elementi okay. da renderti difficile la vita. Ok. Senza contare che è già la seconda volta che caghi il cazzo. La prima volta quasi fa stato seconda ti mano, brucia la seconda gli occhi, secondo me ti castra tanto. Almeno. Ti fa esplodere la testa. Esatto. Oppure solo da... perché ha alzato la mano. Esatto. Non oppure ti dà in marito. L'importante è, che io sappia che potrebbe esserci la possibilità che quello possa funzionare. Peggio ancora, ti fonde con tuo padre. Ah no. Oppure ti dà in marito la tua spasimante. Quella no che... quella del ragno. No. Senti come può andarti in merda la vita. Sempre in vecchia baiucci. Chiedo io agli spiriti del vuoto di non ascoltarmi. Esatto. No no, la cosa peggiore è la tizia. Mai smarmellare con un dio. Ero appena arrivato al rank 4. Così va il destino. Fate un bel duello. Ok. Il duello si fa tirando per prima cosa l'iniziativa. Ok, agilità. Quindi pura agilità. Non c'era una cosa in cui rientrava l'onore nel duello a un certo punto? Dopo alla fine, nei danni praticamente. Quindi pura agilità? No, non sarebbe pura agilità. Non ti sei mai segnato l'iniziativa che è riflessi e ah, scusa, hai ragione. Quindi il tuo rank... 8K4. Ok. Che bella la mia iniziativa. Adesso me la segno. Così rimarrà per sempre su questa scheda. 8. K4, giusto? Sì. Mentre vede che inizia il duello. 9-27. Kitsune sta pensando in tutti i modi. 28. Come può fare per fermare questa cosa, ma non gli viene in mente niente. Allora, entrambi dovete per forza assumere in questo momento la stance del centro, mm-hmm. dell'equilibrio, quindi, in cui non fate nessuna azione, ma nel prossimo round avete il bonus ad un tiro pari al vuoto che avete adesso più 1K1. Ok. Che potete usare come volete. In questo round dovete per forza fare un tiro di Yaijutsu. Mm-hmm. Ma una cosa... Io cosa devo fare? Combatto normalmente o devo combattere in modo diverso? Non puoi usare gli incantesimi, devi combattere con la spada. Sì, ma se so che mi sto facendo un duello per sacrificarmi, non combatterò. Beh, ma tanto il tuo combattere al massimo con la spada muore da stesso. Eh beh, sì, infatti, è vero. Quindi almeno fai un po' di spettacolo. Ho scelto apposta, ok. Faccio puoi anche scegliere di aprire le braccia e farti colpire dal martello sì, di Ida. Come però se stai suicidando è come se io dovessi andare a picchiarmi no, contro Bruce Lee, posso combattere al massimo delle mie possibilità, ma... Infatti, chi se ne frega. Facciamo un po' di spettacolo. Se non avete Yaijutsu... Okay. Io ce l'ho. Ok. È un tiro di awareness. Per io te non awareness, ho, non, per ho, te non mi sembra di avere no, i non giusti. Credo che no, tu ce l'abbia. Vedi, sta andando tutto secondo i miei piani. Quindi io ho fatto ma K cosa? K awareness. K4. Tutto? 15. Io ho fatto 26. Allora, tu di Ida, a parte le cose che puoi sapere perché le sai, non capisci niente, non capisci quale sarà la che sta usando mossa né niente. Tu invece puoi decidere di sapere una qualunque di queste cose, cioè quanti punti vuoto gli rimangono, qual è il suo punteggio di riflessi, se ha delle enfasi sul duello, ma questo è evidente che no, non sa nemmeno tenere in mano la spada. No, quello sì. Dalla lama. No, no, quello sì, sono bravo. E quante ferite ha? Cioè, quanti punti ferita? Posso sapere una di queste cose? Sì. Quanti punti vuoto gli restano? Beh, io ieri ne ho spesi 3, però se si ricaricano durante la notte ne ho 3. Beh, immagino che tu abbia meditato poi prima sì, di infatti. Andare a morire. Quindi 3. Ok. Allora, Ida, che è quello che ha vinto, ha anche un altro più 1 K1 sul prossimo tiro. Perfetto.
Durante il secondo round del duello, entrambi entrano nella fase di focus. Quindi per adesso si stanno, noi vediamo che si stanno guardando studiando. Al centro e si stanno studiando, mentre a lui... E c'è anche il vento. Mm-hmm. Il silenzio e il vento. Allora, entrambi fate un tiro contrapposto di Yaijutsu, usando però il vuoto. Ok. Ancora. Io mentre non vedo che non si muovono, io continuo a guardare tipo partita di tennis. In che senso, scusami, usando il vuoto? Che usi i punti dell'abilità, ma invece di awareness usi vuoto. Ah, scusa, io, okay. Io ho tirato tre dadi e sì, basta. Però ho fatto un ottimo esattamente punteggio. Uguale. Perfetto. Ho fatto 22. Kitsune sta guardando tipo partita di tennis, sinistra, destra, nessuno e si nessuno muove, che niente. Cazzo succede? Sinistra, destra. 19. Tu quanto hai fatto? 22. Stavolta hai vinto tu. Hai visto? Ma non abbastanza da guadagnare un vantaggio. Il che vuol dire? Devi farci di 5, tipo? Sì, esatto. Immaginavo. Il che vuol dire che voi state continuando a fissarvi e partite entrambi nello stesso Figata. Momento per colpirvi. Bello. Però tu hai vinto... anche se non abbastanza, l'ultimo tiro, quindi fai un tiro di riflessi perché non hai Yaijutsu. No. Contro la tua armatura. Ok. Adesso vince, ti immagini con dei tiri del credo. Culo. No, ho fatto 19. Io ho 25. Penso che sono di merda, sì. Lui ha 25. Non riesco neanche a morire. Che cazzo. Quindi tu parti un secondo, mezzo secondo prima di meno di mezzo secondo prima di Ida, lo colpisci con la spada, lui ferma la spada con l'armatura e state a fare il tiro di Yaijutsu con riflessi. Ok, che uguale. Io gli dico molto veloce, Izawa, complimenti. Questo era un 8, scusate. Aspetta. Minchia. Non è male che non ho mai duellato tutto Yaijutsu. Perché non hai duellato con gli incantesimi? Ah beh, sì. Perché se no era la stessa cosa sua. Tu che gli lanciavi gli incantesimi, lui che se aveva accettato di guardare ti, già, sì, ti faceva i rutti, perché che può fare? E tieni tutto. Io ho fatto 48. Tempo che ti abbia preso. La volpe distoglie lo sguardo. Voi sentite solo un secco... Io di solito lo guardo. È andato. Ryuk è andato. E Ryuk cade a terra. Privo di vita. In quel momento il vento cessa istantaneamente. Non sentite più il rumore di nessun animale intorno a voi, nemmeno gli insetti. Il cielo, che era leggermente nuvoloso e si sentiva qualche tuono in lontananza, diventa muto. Izawa si alza, fa un inchino a Ida, mi inchino anch'io e poi va verso Ryuk, lo tocca e voi vedete lo spirito di Ryuk alzarsi dal corpo. Il corpo rimane fermo a terra, ha in mano il manico e un pezzo di lama della spada. Sei morto. Izawa prende la spada dalle tue mani, la appoggia sul tuo cadavere e ti dice: ora il tuo posto è tra gli antenati del clan degli Izawa. Che spettacolo. Spero che tu sia in grado di guidare il prossimo Ryuk nella sua vita, così come hai avuto il coraggio di affrontare la tua. Faccio l'ultimo inchino da spirito. Se vuoi dire qualcosa ai tuoi amici, è il momento di farlo. Io ho un incantesimo, intrappolo lo spirito. Mi vengono in mente solo puttanate. E lo bandisco nel Jigoku. Soprattutto per me. Ghostbuster. Lo mando nel Jigoku. Nel Jigoku. Sarà contento il dio. E il dio non riesce a interrompermi perché è talmente sorpreso che qualcuno pensi anche solo di fare una cosa del genere. Beh, gli dico che è stato un onore. Cioè, noi vediamo lo spirito che cammina verso di noi con i lupi.
e di continuare come sempre abbiamo fatto, tranne te, che puoi migliorare un po'. Ricorda mo mi parla Isawao di... tu sei arrivato lì, ricorda Isawao che gli Shugenja hanno molti poteri in grado di comunicare con gli spiriti. Potresti sentire la voce della volpe spesso. No! E me ne vado dicendo che no! Ridacchio perché... E faccio un cenno con la testa dove c'era prima lo spirito di Ryuk, perché la volpe non ha mai visto... Cioè, nei suoi non l'avrebbe mai fatto, sarebbe scappata. Non avevamo dubbi, infatti non l'ha chiesto a te. No, ma voglio dire, è rimasta abbastanza scioccata dal fatto che qualcuno possa accettare una cosa del genere, qualcuno che poi non era neanche, era partito e trovato così per caso per strada, no? Io guardo gli inquisitori e tutti all'unisono facciamo un saluto allo spirito. Dopo che hanno salutato lo spirito di Isawa, i cuni si mettono a costruire la pira per il funerale. E dove verrà sepolto? Non verrà sepolto. Non, pira. Non c'è tomba. Quindi è qui che verrà. Questo è il luogo in cui verrà le sue bruciato. Ceneri verranno disperse. Io vado a cerco se in giro c'è un'enorme roccia da qualche parte. Beh, sì, eravate vicino alle montagne. Beh, vicino alla roccia. Poggio una mano. Chiami un amico tuo. No. So che un elementale della terra. La volpe sa che alcuni sacrifici dovrebbero rimanere nascosti per il futuro, ma tutti dovranno ricordare un eremita che ha dato la sua vita per permettere all'impero di andare avanti. E lancio Reforge del vuoto. Posso trasformare un oggetto di qualsiasi dimensione che abbia però che non sia montato in quello che mi pare. Faccio una statua gigante di Ryuk cercando di farla anche bene. Questa è bella, brava. Dopo tutto sto litigio. Sappi che se comunque cerca di evocarmi farò solo scerzi. No, la cosa bella degli spiriti in realtà è che non sono mai costretti a rispondere no, agli posto, meno male. No, non sono mai costretti a rispondere agli Shugenja, ma non possono rifiutare che il messaggio gli arrivi. Porca miseria. Quindi è come uno che ti continua a citofonare continuamente. Esatto, le tre di notte. O stacchi il tuo citofono. Neanche da morto posso liberarmi. Ti faccio una prova di artistry per vedere quanto la faccio assolutamente bene? Assolutamente sì. Invece del tiro, perfetto. Invece del tiro dell'incantesimo. Però fuori malissimo. Adesso viene fuori come nel film di Mr. Bean quando rifà la faccia della madre di Whistler con nasone. 5 spendo anche un punto vuoto. Anzi, so che stiamo andando a dormire. Siete svegli da 20 minuti, avete fatto il duello. Ah, abbiamo dormito la notte, se giusto. Tornare, è vero. A dormire. È la mattina dopo. Staccato troppo. Basta. No, allora, basta. Allora non uso tutti i punti vuoto, ne uso uno. Emotivamente provato. Esatto, l'impero sta cadendo, ma prendiamoci una giornata di riposo. Tutti, non puoi usarli tutti. Io posso usarli tutti. Ah, certo. Fallo bene. Dai, basta. Ma che schifo. Uno, due, tre. Non si può fare. Raki? Non si può essere così scemi. Oh, intanto solo a tenerlo così perché tengo 6, sarebbe 10, 20, 30, che non è poco 30, va bene. Ma visto che cazzo uso Lucky? Si è sacrificato per di meglio. Appunto, ha rotto non le braccia. Non anche il vuoto, no, 30, era, su... 30 era, il vuoto l'ho usato, 30 è bellissimo, ma ti uso Lucky, ricordati che tengo questo, qualsiasi cosa sia, quindi se faccio 3, 17. Sarai una statua di un Nosferatu. Fuchetsuna. No, mi sa che è meglio. È molto meglio, minchia, vedo già 2 10. 3 4 5 6 E un po' meglio. È diventato un bel po' meglio. Minchia. Porca troia. 32 e 11, 53, 53, 15, 68. Visto. Questa è una bella statua. Porca miseria. Allora faccio i dettagli. Bravo. Lo faccio tipo come vuoi i dettagli? Dimmeli, dai. Tipo con la spada, certo, che doni una spada di legno, sì, così poi servirà questa cosa che stai facendo, anche se non lo sai. Con la spada di legno e che lui che tipo porge, c'è qualcosa nelle sue mani che però è solo tipo pietra scolpita fatta benissimo. Sottilissima. Non si capisce bene cosa sia effettivamente. Bello, bello. E ovviamente con le vesti
che io ho visto nei Bravo. Disegni della famiglia della Fenice, sì, quelle più ricche, bravissimo. Con tutti gli intarsi. Poi qui che c'è l'aria delle montagne. Bravo. Poi gli do due pacchette, gli do una pacca sul culo e torno dagli altri. Bravissimi ragazzi, grazie. Una sigaretta. Una sigaretta post mortem. Esatto. Una sigaretta post mortem. Esatto. E ho usato un vuoto. Ho preso apposta Reforge. I Kuni hanno preparato la pira e Izawa sta per officiare il funerale. Lo fanno vicino alla statua? Spostano un po' la pira più vicino alla statua? Quando la vedono, no? Perché è una pira, è una roba gigantesca. Però è Izawa stesso a officiare il funerale. Quando le fiamme della pira iniziano a spegnersi e di Ryuk non rimangono che delle ceneri che vengono portate via dal vento, vedete che Izawa viene portato via dallo stesso vento, lasciando lì il pezzo di spada che è stato preso dal cadavere di Ryuk. Che adesso è diventato fisico. Sì. E due. Quando è passato nelle mani di Izawa, no, è diventato fisico. Quindi adesso siamo solo noi con i 70 tizi? Solo voi con i 70 tizi. Esatto, i due pezzi di spada. Fanno una spada completa o manca ancora un pezzo? Spada completa. Quindi quella spada che avevo visto io nella mia visione? È un'altra spada. È un'altra. A Torianzo non ha fatto una sola spada. Quindi... Ida Santo. La volta aveva avuto una visione di una spada alle spalle del Mao Tsukai. Mm-hmm. Quindi, oltre che uno sporco, lurido e viscido essere, mm-hmm. si tiene anche cose di false. È anche. Non ha neanche stile. Siamo Deve sicuri. Deve essere eliminato da questo mondo. Siamo sicuri che sia falsa? Sì. A Torianzo non fa due spade uguali. Come dicono i cani. Perché questa spada è diversa da quella che hai visto. Sì. No, sembrava uguale, no? Era simile. Sembrava molto Era una spada simile. Di ottima fattura, ma... È anche vero che tu non sei un esperto spadaccino, magari in grado di riconoscere dei dettagli che Kakita, per dire, vedrebbe subito. Vede. Però per me è falsa e quindi è ancora più viscido e schifoso. Perché solo le brutte persone si circondano di roba falsa. Va bene. Abbiamo un motivo ulteriore per eliminarlo dalla faccia della terra. Cosa facciamo con la spada, signore? Dovrà essere riforgiata. Beh, io intanto provo. Non proviamo a vedere se avvicinando i pezzi succede qualcosa di magico. Volendo su quello la volpe può aiutare. Cioè la vivo io. Cioè, visto che è tutto è una spada e basta o è una spada e qualcos'altro? Proviamo a vedere. Cioè gli manca un pezzo alla spada che è uscito dal corpo. Manca la punta. La punta che manca sì. Mentre loro stanno parlando di quello, io provo a entrare in comunione con gli spiriti del fuoco. Ok. Hai due raise gratis. Sì, tanto tiro 11k6 e hai due raise gratis. Quindi... perché sentono ancora. I raise non ti aumentano i dadi, ti facilitano la prova. Come se fosse un più 10 alla fine. Sì. Ok, tanto è solo summon. Posso fare un miliardo di domande. Prima voglio chiedere se, visto che ne abbiamo parlato poi ieri sera con i cami del fuoco, no? Che sono gli stessi. L'incantesimo più potente del fuoco è in grado di infondere i più grandi kami del fuoco all'interno di una lama. Che è l'incantesimo più potente e più sacro del fuoco fatto in una lama. Potrebbe essere usato per aiutare a riunire due pezzi di spada? Sì. Fate alla svelta però. E ora mi giro verso Ida. Mm-hmm. Qui dentro, guardando i wow so che è un bravo spadaccino, ma non quanto Ida. Tu sei più bravo con l'arco, no? Ma c'hai avuto sicuramente addestramento marziale anche con la spada più di me. Sì, assolutamente. Ida-san? Mm-hmm. Aspetta. Quando lascerò cadere la pergamena a terra, avvicino la spada. Ok.
prendo le due estremità. Sento qualcosa tenendo le due estremità? No, sono due pezzi di metallo. Ok, sono pronto. Io inizio a mormorare la pergamena. E questa, a differenza di altre, sembra non fare nessun effetto fisico che si vede intorno. Fino a che non vedete, che più o meno quando è arrivata a metà, mentre la recita. Senti che tra l'altro qualcuno degli Shugenja dietro la sta recitando insieme a te per darti più... Ok. Mentre reciti vedi piano piano dietro, come se fosse quasi separato, come il caldo sul deserto o sull'asfalto. Dietro si inizia a formare questo e si vede come delle fiammelle che si iniziano a unire. E quello che già hai visto degli spiriti del fuoco. Però questo è semitrasparente, ma sta iniziando quasi a crescere grande quanto una casa. Che arrivò alla fine della pergamena. Tocco la spada e provo a lanciare l'incantesimo. E vedi, immediatamente vedi lo spirito che cerca di entrare tra i due pezzi della spada mentre diventa bianca incandescente. Ok. Però ritiri tutti gli uno e i due perché ti stanno dando. Ok. Sarebbe 11. L'ho lanciato full tempo di lancio, quindi non mi servono raise. Quindi 3, 6, 9, 10. Spendo un punto vuoto. Ricordandoti il dolore della mano, fra l'altro. Certamente. 3, 6, 9, 10. Quindi è 10 K8. Era 11 K6 per 10 K8. Era 12 K6. Quindi 11. Col vuoto diventa 11 K7, 10 K8. Beh, forse mi basta, vediamo. Io mi serve... li ritiri, ho detto, eh. Ah, giusto. Meglio. Allora, se è 6 sarebbe 5 più 30, 35. Tengo 8, qua sono 20, 29, sì, ok, ce l'ho fatta. Quindi lo spirito che entra immediatamente, la spada diventa incandescente e per un istante ti brucia le mani. E poi dimmi tu. Io cado tipo in ginocchio per terra, fumandoli ovviamente. Esausto, ok, immagino. Vedete, uno, potrei lanciare altri 5. Fa. E le due parti della, della lama... È come se si attirassero, presi proprio dalle mani di questo spirito del fuoco che le sta unendo. Beh, io apro le mani e gliele lascio unire, cioè non è che glielo impedisca. E si riuniscono e quando sono riunite ti sembra che la lama stia continuamente proiettando delle fiamme. Se la guardi verso la luce, anche la luce della luna, ogni volta che viene colpita dalla luce di qualcosa, vedi che al posto di un normale raggio di luce ci sono delle fiamme che si riflettono. Più vedi che piano piano si sta spegnendo perché dura 5 round, ma Kitsune ti dice: usala, scatena gli spiriti del fuoco, ne hanno bisogno. Ok, allora faccio un katai con la katana per quindi pose marziali di spada avanti, esatto. Naturalmente spostando le persone perché... Sì, anche perché qualsiasi cosa colpisci con questa spada intanto se è invulnerabile non lo è più. Scusa, la pira è già accesa? È già bruciata un po'. Ah, peccato. Cos'è, se colpisci qualcosa che, la pira con... che è invulnerabile non lo è più. E ogni colpo che dai con questa spada su chiunque, anche quelli invulnerabili, stordisce automaticamente. No, no, ok. E stordire automaticamente vuol dire non fai azioni. Faccio... Bellissima. Allora. Uno, due... Potresti dar fuoco dell'anima. Potresti dar fuoco alla locanda. Sicuramente quando fai il kata tipo 20. Che fai, sai, le fermate a scatto. Sì, sì. Una cosa si vede tipo 20 fiamme. Di fiamme. I tuoi inquisitori applaudiscono super contenti della cosa. Danno delle pacche sulla schiena anche a te. Io sto pensando a Aizawa, però non pensavamo che tu arrivassi a questo. Forse è merito della spada, però complimenti. E i decami del fuoco. E dopo un po' che stai facendo il katà si spegne la spada, ma comunque vedi che rimane un po' il riflesso delle fiamme. A bassa voce, cioè, la vedi Zawa? Con questa ti avrei fatto vergognare tantissimo, sono troppo più forte. Il fodero? Esiste un fodero questa roba? No, non c'è il fodero. Ok. No, comunque dopo una trentina di secondi vedi che diventa la spada, che poi non so se magari c'ha comunque quella cosa, comunque riflessi del riflesso delle fiamme. Okay. Però non è più bianca incandescente. Va bene. Però no, non c'è un fodero.
Ok, allora a questo punto direi vado a cercarlo perché l'esperienza mi insegna che i poderi sono importantissimi. Andate ad ascoltare la seconda stagione di Fabio. Va bene. Wow, non hai detto niente in un giorno quasi. È molto strano e preoccupante anche. Sono solo allibito dalla situazione. Vediamo di chiudere il più presto questa storia. Puoi provare a sentire se nella conchiglia senti Sawa. No. Dai. Non mi sembra che da umile vassallo la volpe ti chiede di fare una di disturbare cosa. Uno spirito. No, che poi me lo solo ascoltare. Tu non disturbi, non puoi parlarci. Vabbè, proviamo. Non devi fare prove né niente. No, ma io faccio. No, è vero, cazzo faccio di prove. E tra le orecchie non sento un tubo, immagino. No, non senti più Sawa. Senti solo le persone vive. Okay. Non si sente niente. Beh. Cosa ti aspettavi, Kitsune? Abbiamo provato. Non so, magari sentiva e dice. Ah, non è proprio come mi aspettavo. E quindi potevamo preoccuparci. Cosa sono tutte queste fiamme? Perché è pieno di ioni qui? Stai lontano, stai lontano. Diciamo che le nostre priorità cambiavano. E gli do una pacca sulla spalla. Poi vabbè, triste, vabbè, no? Va. Quindi qual è la prossima mossa, Ida-san? Andiamo a nord. Andiamo a chiudere questa vicenda. Quindi ritorniamo nelle terre d'ombra? No. Ah. Raduniamo il branco? Quello naturalmente, a questo punto Akuzeki credo che si sia riposato a sufficienza, dovrebbe aver recuperato. Kakita è indispensabile, direi, perché questa spada la deve usare lui. Un secondo, chiedo a uno di quegli inquisitori, quelli che mi sembravano un po', quelli che mi stavano aiutando meglio, una domandina, permettete, bassa voce per non farmi sentire da loro. Se la volpe usasse quel potere su una spada di ossidiana, esploderebbe Rokugan? Oppure no, ma probabilmente chi la porta sì. Ok, buono a sapersi. Troppo potere nelle mani di una mente già fragile sarebbe deleterio, soprattutto in quella mente. Voi non sapete a cosa mi riferisco, la volpe si riferisce, ma grazie del consiglio. Tra tutto, adesso che è finito anche il funerale, tutto il resto, è quasi sera. Quindi, dove andiamo? Io faccio un rito del tè. E questo è che mi chiedo anche da un paio di giorni. Sotto la strada di Sawa faccio un rito del tè, lo condivido con i miei compagni. Beh, pronti a partire quando vuole il granchio. Abbiamo due opportunità. O inseguiamo gli eserciti e quindi siamo pronti ad affrontare una guerra. Possibile. Sei tu e tuo padre gli strateghi. Qual è il piano? No, lo stratega è mio padre, io sono un guerriero. Ma ogni tanto hai anche tu le tue idee. Che di solito funzionano, almeno siamo infatti, quasi tutti vivi. Fammi un bel tiro di difesa, Ida. Siamo quasi tutti vivi alla fine. Certo, qualcuno è caduto in rovina, tipo Kakita, qualcuno è morto, tipo Sawa. 19. Ma poteva andare peggio, sono passati 20 anni, Ida. A te... Sai come si dice che le cose troppo ovvie sono effettivamente vere? Mm-hmm. Quello che sta facendo il ragno in questo momento ti sembra effettivamente troppo ovvio. Cioè vi sta tirando in una trappola, spostando mm-hmm. e dividendo le vostre forze. Certo. Per passare in tutt'altro punto, probabilmente con un piccolo manipolo di uomini, che non sia né l'esercito gigantesco che sta mm-hmm. tirando la maggior parte delle vostre forze verso nord, certo, né tantomeno Daigotsu arroccato nel suo palazzo, che alla fine vi ha praticamente fregato perché non avete ottenuto nulla di quello che speravate, avete perso due compagni e l'esercito è comunque andato via. Poi, li ha fatti passare. Poi per te che sei stato praticamente da 20 anni membro di un gruppo scelto che andava a fare le cose mentre c'era la distrazione da un'altra parte. Sì, sì, no, non certo. Tuo padre probabilmente questo non riesce nemmeno a concepirlo, perché hai visto il suo onore quanto è grande quando gli ha fatto la spada dell'anima. Sì, sì, certo. Quella di livello 2, però. Non a te è... l'ho fatta più grande. Lo so. Non è nemmeno in grado di concepire che una Uno persona stratagemma. Possa scendere certo. a tali bassezze, forse. Ma non un ragno.
non un ragno, e tu hai visto veramente succedere di tutto con il tuo gruppo. Sì, e poi sai che giro un kitsune e wow, che non sono alla fine più... Ok, se, se io dovessi fare una cosa del genere a mappa, dove passerei? Prendo la mappa. Il problema di un gruppo scelto è che passa un po' dove cazzo gli pare. Chiaro, ci sono posti più sicuri e meno sicuri. Ci posso pensare al riguardo? Assolutamente sì, anche perché... Mi dai altri 5 dadi. Essendo... Io ho difesa 3. Essendo tu un pirata... Sto pensando a roba furtiva. I più striboli e i posti di merda, cacchio, li conosci sì. tutti. Quindi... Esatto. Bravo, bravo, bravo. 3-1. Ho capito, dai, bastano quelli lì, te lo dico io. Guarda lì. Dai, prossima campagna che giochiamo con la nuova edizione... Ci sarà una statua di Zawa. C'è una nuova edizione nel corso. È arrivato il manuale. Che magari sarà anni dopo, ma c'è comunque la statua di Zawa. L'ho lumata immediatamente quella costa rossa. Anche perché se Kitsune non muore, è intenzionato a farne svariate. 46. Vai, wow. Allora, il wow 46. Io non gioco questo. La cosa migliore che potrebbe fare un piccolo manipolo di uomini che cerca di entrare è a questo punto passare nel posto più evidente, perché nascondere una cosa sotto gli occhi di tutti è il posto più sicuro dove nasconderla. Al castello di suo padre. Il castello di Ida. Potevo non tirare quasi. Quello è senza dubbio il posto sguarnito più probabile. Sguarnito è una parola grossa. Diciamo, la testa, il lone, diciamo c'era che non la c'è la l'esercito. Testa, con un piccolo testa, manipolo è molto più facile. Okay. Poi lo stronzo che li condurrà, che io so chi è. Ida. Sì, che la volpe ti vede, la volpe ti vede pensieroso. Infatti, lui ha dalla sua anche questo. Che ha ancora che dei sa. Contatti. E soprattutto che magari conosce dei passaggi segreti, quali sono i momenti migliori per... Temo che si debba tornare a casa mia. Che è il nostro piano fin dall'inizio. E anche veloci. Sì, il tuo pensieroso non è il, pensieroso mio normale di ok, abbiamo no, fatto, il dobbiamo tornare. È il pensieroso intelligente di Wow San. Cioè? E cioè che... La mia vecchia... Vi siete solo guardati, non avete detto niente, vi siete guardati, avete annuito 3 volte. Esatto, memory di un sacco di tempo passato insieme. Grazie, esplicate. Esplichiamo. L'esercito è a nord, un manipolo è andato a sud. Cosa io passo guardito? In mezzo, ciò che sta in mezzo. Un gruppo scelto? Mm-mm. Sì. A casa sua. I megalupi. Sì. Sì, quelli. Proprio loro. Ma non è che i due sono tornati i lupi? Il mio caro amico non aveva attecchito i nuovi, alla fine siamo tornati lupi. Ecco, i nuovi c'è stato un morto, siamo tornati lupi, vabbè. Takatoshi sicuramente li starà conducendo attraverso le terre del granchio. Takatoshi sarebbe lui l'ha visto, tra l'altro. Sì, certo. Sarebbe colui che fornisce scagnozzi assortiti. Quello che era al tempio. Lui. Quello che e do un calcio per terra. Alcuni cavi della terra mi hanno impedito di annichilire lì sul posto. Lui. Già. Bastardi. Lui. Ti avrei ringraziato 1000 volte anche se mi avresti portato via la felicità del fare giustizia. Beh, ma così sarà più divertente. Senza dubbio. Adesso dobbiamo andare a stanare lui. Quello era bravo Izawa. Oh beh, io credo che ci sia un altro personaggio che in questo momento è al giardino di Giada, che è molto bravo a stannare le cose, che è Kuseki. Quello vero. Soprattutto per il fatto che adesso forse non abbiamo più bisogno. Ma se questo gruppo della è partito, spada di ossidiana. È partito con l'esercito. Mm? Se questo gruppo è partito con l'esercito. Mm? Dovrebbero già essere arrivati da un po', quindi saranno partiti dopo. O hanno già passato. Dipende. Perché l'esercito dimmi Ideona, vediamo Izawa, mi pare facciamo una cosa del genere, seguitemi, facciamo. Vado sotto la statua di Izawa, accendo un paio di incensi, cerco di imitare in maniera sia ironica che non proprio i gesti che faceva Izawa quando faceva la divinazione. Io scuoto la testa ovunque io sia. La statua di pietra dal paradiso. La statua di pietra e provo a usare divinazione. Non farai mai il mio 74. No, difatti, ma per quello sto cercando di imitare le tue cose. Avanco 3 però, che adesso avrei fatto di più. Divinazione c'ho 1, cos'è? Su che cos'è? Divinazione vuoto, giusto? Vuoto, vuoto. Sì, credo di sì. Sì.
Non me lo ricordo io, ti preoccupare, voto. E uso un punto vuoto. E tu gli puoi ritirare i dadi che vuoi. Esatto, perfetto. Anche perché sei sotto la tua statua. Vai, vai. Gli aliti sul fumo per avere delle divinazioni. Cioè... Adesso mi fa ritirare i 10 perché non stato, vuole che batto. È stato così, esatto, se vedo che mi batte adesso gli tiro. 10. Ma poi se lo migliorare. Ah. 10. 38, 20, 30, 48, 54. 54. Non ho fatto 70. Sì, dai. Ti ritiro il 4, guarda. Vai. 60, 10. Quindi. Me coglions. 65. Beh, hai aiutato. C'è 4 in 10, cazzo. Hai visto? È il mio tiro migliore. Ogni volta che tiro quello... Prendo un po' di... Respiri nella cosa e provo, perché io non lo facevo in maniera completamente differente, ma provo perché lui di solito guardava sia i fondi di quello che era rimasto e poi io ogni tanto guardava in cielo cose a caso. Sì. Hai gli occhi bianchi all'indietro. Sì, chiaro. Ecco, perché sennò... e guardo anche in cielo e con la voce quasi monotono, che è completamente contraria a quella di Kitsune, che di solito è sempre... un po' dappertutto. E mi sono solo tutte scuse per drogarsi. Cosa così proprio. Cosa volete che Rokugan ci mostri? Cosa vogliamo sapere? Da dove passano? Il punto preciso. Dove passeranno i Negalupi? Cazzo sono i Negalupi? Claudio, Claudio ride un po', però secondo me l'ha apprezzata. Sì, ma i cami no. Sì, vabbè, è quello che intendo io. Comunque, quello che vedi, che coglie la tua attenzione in questo momento, è una fila di formiche che stanno camminando per terra e la fila viene deviata e spezzata poi in due da un sasso che all'inizio cercano di aggirare. Il sasso è molto grande, molto robusto e molto alto. Stanno cercando di aggirare un ostacolo, ma ci girano intorno eppure... E in quel momento vedi uno di quegli insettini rossi e neri che non sono coccinelle, okay, però sono... Quelli tipo delle piante, di esatto, acari. Non so esattamente come si chiamino. Quelli che c'hai noi due cerchi rossi sul dorso. Se qualcuno sa come si chiamano, ce lo faccia sapere. Esatto. Che passa proprio vicino a questo sasso in un momento in cui l'ultima formica sta arrivando e non sa se passare a destra o a sinistra, quindi rimane ferma per un attimo e si infila tra la formica, okay, e il sasso. Le formiche rappresentano il muro, il sasso evidentemente rappresenta il palazzo della famiglia Ida. Quindi non passano proprio dentro il palazzo, ma appena di fianco. Ok, c'è un passaggio dal palazzo, ci deve essere un passaggio vicino, se questo è quello che sembra. Vogliamo sapere qualcos'altro? E altre tre domande, se vuoi. Ok. Posso chiedere altre due cose. Il luogo migliore dove bloccarli? Quale luogo? Natsuto Kurama era. Natsuto Kurama, ho scritto il contrario. Quale luogo è benedetto da Natsuto Kurama per fermarli? E seguendo sempre questo piccolo insetto che... Voi vedete che io col dito seguo tipo le formiche che ci sono, poi vado a puntare l'insetto e sembra seguirlo con lo sguardo. Che raggiunge quello che sembra il resto di un qualche frutto che è caduto da qualche albero qua vicino e che sta marcendo un po'... Un frutto marcio, qualcosa che decade. Un po' alla volta, rilasciando del succo che sta ancora uscendo dal frutto. E vedi che l'insetto rimane invischiato praticamente in questa polpa succulenta e appiccicaticcia. Qui. Sai a cosa si potrebbe riferire, Ida? Vado. No, non devi neanche tirare, perché tu riesci a fare un 2 più 2... Al confine tra le terre della gru e del granchio, dove poi si attraversa i territori dei falchi per arrivare a quelli della volpe. Ok. Lì al centro c'è una cittadina abbastanza grossa e soprattutto molto ricca, perché grazie al fiume
e grazie alla presenza di una baia che poi dà anche sulle isole della Mantide, è un centro di commercio ricchissimo che ha praticamente modo di vendere a tutti i clan. Quindi bene. Quale città è più succosa di una ricca Gli spiriti città? Sono disattenti, non posso fare altre domande, ma nel frattempo chiedo le tre domande, la provo a leggere la fortuna di noi tre. Allora, la fortuna di voi tre, voi che cosa state, che cosa volete fare in questo momento? Adesso nella mia mente è andare nel luogo migliore dove fermarli, trovarli, fermarli. E il mio pensiero chiaramente è, visto che non voglio che muoia più nessuno, dei lupi senza usando l'altra, questa spada. E nel mio pensiero è affrontare questa cosa senza la spada di ossidiana. E quindi là devono arrivare contemporaneamente anche Kakita e Kuseki. Sì. Ok. Il destino di Ida è incerto. Ventura e sventura. Allo stesso tempo. Ok. Ivao, sembra che la fortuna lo arrida. Se sono benedetto arrida la fortuna. Mentre per te si prospetta della sofferenza non fisica. Sì, è arrivato papà in vacanza. In viaggio con papà. Effettivamente, quando lui ti dice il nome della città, tu sai che è una città dove tuo padre vada spesso. Ah, vedi? Perché voi siete un clan di commercianti. No, comunque, quindi... mentre mi alzo e scuoto la testa, spargendo gli incensi e facendo un inchino alla statua di Ida, penso che se la più grande sofferenza di tutto questo sia quella di incontrare mio padre, sono probabilmente il samurai più fortunato di tutta Rokugan. Tu sai solo che è... No, chiaro no, però la prima cosa che penso è quella di mio padre, no? E ormai, visto il livello a cui è arrivato tutto ciò che stiamo facendo, poi magari probabilmente in persona è tutta un'altra cosa, ma al momento mio padre è proprio il... male minore. Ma... talmente minorissimo proprio. Bene. Tu conosci questo luogo, quindi da... Certo. Ci sono chi un sacco di frutti. Non porto. No, forse i frutti non c'entrano. Guarda, niente. Ce ne sono in abbondanza di frutti di tutti i tipi. È facile anche capire effettivamente perché ci si stanno dirigendo. Perché? Per tanti motivi. Da lì possono andare ovunque. Sì. Da lì possono andare ovunque, da lì possono approvvigionarsi di un sacco di cose che gli possono servire per creare scompiglio all'interno dell'impero, da lì possono anche riposare e rinfrancarsi prima della loro impresa, che noi non sappiamo. Ma se questo è tutto un diversivo, forse non è neanche vero che il suo scopo primario è uccidere noi? Allora, noi questo non lo possiamo garantire. Con quella spada potrebbe tornare integro? Questo non lo possiamo sapere, però... Perché se così fosse sarebbe una follia portarla lì. Sì, però... Però non sarebbe successo tutto questo se non ce ne fosse estremo bisogno. Non è un problema. Noi l'intenzione che abbiamo è che il Mao esca... dal suo tempio. Dal suo tempio e ci insegua. Che poi sia in una città famosa per il commercio, nel cuore dell'impero... non è un grande problema. Beh, oddio, io non porterei un Mao Tsukai dentro una città popolata. Se domanda, ti sembra la strategia migliore. Probabilmente... No, non è una questione di strategia, è che noi dobbiamo incontrarci con il suo manipolo. Dobbiamo renderlo debole. Domanda probabilmente ignorante, viste le conoscenze della volpe e di geografia. E anche di Roberto. Vedi? Non è metagaming. Ci sarebbe tempo di andare al tempio e poi intercettarli? Non credo proprio. Noi dobbiamo rincorrerli. Possiamo abbattere la velocità di cammino grazie agli Shugenja del Granchio. No, era per sapere se potevamo andare al tempio, visto che ormai abbiamo la certezza che si è abbandonato praticamente. Ho capito, raderlo al suolo. Dentro. Raderlo al suolo. Vabbè, quello però... potrebbe essere un compito... per noi, dice il capo dei cuni.
Siete in grado di mandare messaggi a distanza? A grande distanza? Per chi ci hai preso? Beh, Isawa, colui che si è sacrificato per tutti, era un grande Shugenja, ma non riusciva a così tanta distanza. Non era un inquisitore del granchio. La volpe chiede un favore, allora. Anzi, i lupi chiedono un favore. Se quella dovesse essere la strada che intraprendete, quando il tempio è in fiamme o raso al suolo, ce lo fate sapere e noi ci accerteremo di farlo sapere a chi, a colui che incontreremo. È una domanda più che lecita. Oh, Matsukai, ciao. A proposito, ti abbiamo distrutto la casa. Vedete la foto, tipo il video sul cellulare. Questa è casa tua. Oppure arriviamo lì e il Matsukai dov'è? E i culi tutti morti. Beh, è 50-50. Non credo che vadano lì tipo adesso entriamo e lo distruggiamo, cioè non credo che facciano una roba del genere. No, però non conosco il loro mestiere, quindi un Matsukai con l'uscita oggi dentro. Quindi abbiamo dei piani, abbiamo un viaggio da come fare. Come si chiama la città? La città dove state andando? Sì. Te lo dico subitissimo. Sì, tranquillo. Si chiama Kotaro. Ok. Che è il nome del primo contadino diventato mercante che ha fondato la città. Ok. Ah. Bene. I mercanti sono tipo la cosa più bassa, no? Quasi sotto i cittadini o no, sopra? Sono sopra i contadini, ma molto sotto i samurai. Anche se potrebbero essere più ricchi dei samurai, contano comunque di meno. Però il mercante, che è quello proprio che fa della sua vita e dei soldi, eccetera, è sotto i gaijin? No, i gaijin sono fuori. Appena al di sopra solo di un'altra categoria, i burakumin, che sono proprio gli intoccabili. Lurendo. Allora io chiedo agli Shugenja di mandare un messaggio anche a Kakita e a Kuseki dicendogli dove trovarci poco fuori dalla città. Sarà fatto. Dobbiamo mandare un messaggio anche a vostro padre? Sì. Ditegli di proseguire nella sua impresa, ma che sappia che noi stiamo inseguendo un manipolo che si è distaccato dall'esercito e si è infiltrato nelle nostre terre. Gli faccio sapere che li staneremo e li cattureremo, possibilmente vivi, in modo da fargli passare la voglia di attraversare il muro. Ma qualcuno di questi bravi ragazzi dietro ce li portiamo? Questi bravi ragazzi devono andare a distruggere effettivamente il Tempio del Veleno. Vabbè, 70-2. No. Non credo che la loro missione sia quella di venire dietro a noi. La loro missione era farmi ricongiungere a voi nella... Sì, ma dovessimo mandare un messaggio, insomma... Voi non vi preoccupate... Avete già uno Shugenja. Non solo, voi non vi preoccupate, Iwao. È uno dei migliori. Lo sai fare, Kitsune? Vicino... Cosa? Mandare messaggi a distanza. No, assolutamente, gli spiriti dell'aria odiano Kitsune. E vedi, ecco perché... Come... non vi preoccupate, come avevamo a Kane nelle città del ragno, abbiamo anche spie in tutte le città di confine. E non c'è più Isawa a distruggere la loro copertura, quindi... Come faranno adesso? Avremo modo di mandare messaggi quando sarà necessario. Non era sicura? Come si scrive Mao Tsukai? Ma-ho. Va bene, ok. Tsukai. Con la K? Sì. La Y? No, la I. Gli Shugenja ci possono dare una spintarella in termini di... Gli Shugenja possono darvi una catapulta spintarella. Catapulta culi! Magari una cosa del genere, no. Però tipo, cioè qualcosa che possono agevolare. Beh, intanto sicuramente provviste vestiti di ricambio che... avevano portato per tutti sapendo che vi servivano e poi possono chiedere ai cami della terra di portarvi almeno per qualche ora. Vabbè, sei d'accordo? Volpino? Ok. È diventato un belliciotto, bello, mi piace. Firefox. Ok, allora sì, dai, sfruttiamo il passaggio. Io naturalmente riluttante come al solito, ma essendo dei granchi che mi ci mandano mi fido un po' di più.
Beh, più che della volpe sicuramente. Vabbè, la volpe ci è rimasta incastrata. Tu ti fideresti? Io no. Dai, che si è messo a litigare nel momento sbagliato. Cioè, loro, in realtà. È bravissima, si sono messo a fare rispetti nel momento sbagliato. Sì. Quindi. Una volta al mese, vero? Almeno. Almeno una volta al mese, perfetto. Non dovevi dire quello almeno. No, beh, perché... no, in questo caso siamo mandati dai cuni, quindi i camminati. Ma gli spiriti fanno a capo. Non lui. Vabbè, se se la giocano così per il viaggio a me va bene, se se la giocano nel combattimento col Mao Tsukai, dovrebbe essere più pesante. No, perché non ti odiano, ti vogliono solo loro. No, no, ma di fatti è il momento non meno adatto, ma è quello più fastidioso. Non adesso, perché non hanno cambiato la storia facendo sopravvivere quello che avrei annichilato. Beh, in teoria contro il Mozukai non ti rompono coglioni, perché se te li rompono rischi di morire, non hanno più chi rompere i coglioni. Però per Kitsune in realtà anche lo scherzo che hanno fatto prima fa tutto parte ormai del fatto di questo destino che è stato scritto, perché se io avessi ucciso il tizio, Ida non l'avrebbe incontrato dove stiamo andando, e quindi Kitsune è convinto che il momento in cui Ida lo incontra scoprirà qualcosa dentro di lui che lo farà diventare più forte. Ok. E prima di andarsene, quando cercando con rapidità di mano e col fatto che ho anche un incantesimo di telecinesi che ho preso, senza farmi vedere, sulla statua di Zawa gli metterò la mia maschera. Okay. Bene, possiamo partire. Partite. E il viaggio, ovviamente, i kami della terra vi portano solo per un pezzo, perché devono già fare altri favori ai cuni che certo. Devono andare dalla parte opposta. Chiaro. Però un primo pezzo almeno vi portano. Avrete ancora un paio di giorni abbondanti per arrivare a Kotaro. Le strade però sono tranquille ed è molto piacevole dopo aver passato settimane. Quindi non abbiamo la scorta noi. No. Ci hanno fatto ok. Io lo stanno andando a buttare giù il tempio. Nel buono, tempio. A me piace. È molto, molto Kitsune una cosa del genere. Soprattutto molto inquisitorio. Salve, siamo gli inquisitori. Avete ossidiana? Sì, tre colonne. Bene. Nobody expect Inquisition. Esatto. Più o meno lo spirito sarà quello di cos'è Dragon Age 2 alla fine, quando l'inquisitrice è leggermente, cioè la Templare è leggermente su di giri. Il 2. Sì, il 2. Dopo il primo giorno, appunto, camminare è abbastanza tranquillo e piacevole, e vedete proprio un po' il cambio nei territori, che non sono più quelli un po' rocciosi del granchio, diventano più pianureggianti come li conosci tu, che poi vabbè, dove c'è il castello della volpe è ancora più forestoso, mentre tutti i territori della gru sono molto piatti, molto verdi e lussureggianti, però padana proprio piatta. Qui siete dove le colline iniziano a diventare sempre più basse e sono molto, questo è il posto che scomparirebbe grazie al riscaldamento globale poi. Sì, assolutamente. Ma Rokugan non c'è sul riscaldamento globale. Fortunati no, perché conoscono i kami e quindi gli chiedono di tenere la temperatura più bassa. E alla fine del secondo giorno passate il fiume che conduce fino al castello del falco. Alla fine del terzo giorno sarete praticamente arrivati. Qual è il piano, Ida-san? Dobbiamo tendergli un'imboscata, una trappola. La cosa migliore sarebbe dividerli con qualche pretesto, conoscendo i personaggi, prostitute, sake, tutte queste cose, alla fine. E poi incendiamo tutto. Beh, o lo schiacciamo con la forza della terra, o lo spaziamo con quella dell'aria. No, la volpe non è capace. Qualche cosa succederà. Di sicuro più riusciamo a dividerli e a renderli vulnerabili e meglio potrebbe essere. La volpe ha una richiesta. Prego. Per questo scontro, se fosse possibile trovare un modo di avere noi qualche, non tanti, ma qualche minuto prima di ingaggiare, in quanto la volpe conosce alcune protezioni contro gli incantesimi dei Mao Tsukai, contro la corruzione, è in grado di aiutarci a combattere. Beh, se noi se ci dovessimo incontrare con loro faccia a faccia in un momento istantaneo, penso che sicuramente riusciremo sconfitti.
senza questi aiuti che la Volpe può fornire. Beh, nulla ci vieta di essere più subdoli. D'altronde non abbiamo imparato questo dal ragno? Ma con un po' di cocco qualcosa posso organizzare. Ah beh, ma... Questo mi sembra più, appunto, panorama di qualcuno. Una buona locanda fuori città, di un con pirata. Servizi extra. Sì, sì, io non ho niente in contrario a che i pirati prendano il comando. Anche perché, come hai notato, i Cami del Fuoco hanno donato questo incantesimo in dono alla Volpe, quello della lama. Quella lama è sicuramente in grado di sconfiggere già quella lama, in più con quel boon. Sicuramente il problema è che dura una manciata di secondi. Certo. E per crearla ce ne vuole un'altrettanta. Non ho dubbi. Non vedo l'ora di vedere cosa combinerà Kakita con quella lama. Giusto. Voi quindi sarà Kakita a impugnarla? Io credo che sia lo spadaccino migliore. In più, oltre al danno, la beffa. Lo shuten doji Maotsukai ucciso da un Ronin. Sì, in effetti. Mentre il suo tempio brucia. Farebbe molto bene. Questo piano mi piace. Bene. Piace già, la Volpe, qua l'ho già, detto. Mi è già il terzo piano che ti rende soddisfatto, Kitsune. Ti stai rammollendo. O forse è Ida-san che sta imparando a formulare dei piani. Vediamo. No, no, vince più Kitita stavolta. Secondo, mentre andiamo, secondo la Volpe potrebbe essere fatto che ti stai limitando con il sake. In effetti è un po' che non bevo. Penso anche a quello. La Volpe, quando non c'eri, ha imparato qual è la temperatura esatta e perfetta per bere il sake. E questa informazione è stata data niente poco di meno che da Isawao. È una... Se dovessimo sopravvivere tutti. Esatto. Rimanderemo questa discussione a quando sopravviveremo, dopo aver risolto questa assaggerai situazione. Assaggerai il sake come mai l'hai assaggiato. Senza dubbio. Fino a quel momento... credo che continuerò a essere lucido. È un'ottima idea. È un ottimo piano anche questo. Troppi piani. Troppi piani questi lupi. Non sono pronti a tutto questo. In effetti è un pezzo che non andiamo a cazzo. Comunque alla... potremmo avere tempo per farlo dopo quanto vuoi. Senza al dubbio. Termine del terzo giorno arrivate a Kotaro. Domanda. Dica. Conosce la mantide una locanda più un posto un po' più isolato, magari un pelo fuori città, che però sia una locanda di passaggio per i viaggiatori, ma che sia sotto il controllo della mantide o facilmente prendibile dalla mantide? Fai un tiro, perché tecnicamente questi non sono territori della mantide. Eh no, ma c'è un porto. Però appunto, quindi potrebbe esserci, ma non è una cosa che c'erano nella Fenice con sicurezza. Vai, vai. Che tiro? Fai. Mi preferisci tentazione? Sì, ci piace tentazione. Ci piace tentazione. Beh, sì, piace sempre, dai. No, 10 ce l'ho. 9, 9. La facul. 9. 7, 5. Non è un altro 9, quindi 9 per 4, 36. Minchia. Aspetta, devo ritirare questo. 36. 44. Più 14, 50, 57, 67. Sì, c'è un posticino. No, no, perché il posticino. Siamo è... altamente specializzati su alcune cose. A quanto esatto. Il posticino è molto da entrare. Ciao, mi serve la locanda. Sì, infatti si chiama il primo arco. Perfetto. Proprio perché è stata fondata da un pirata della mantide che ritrovandosi senza una gamba ha preferito spostare i suoi servigi, dato che conosceva un sacco di gente, in un posto dove passasse un sacco di gente. E comunque ci sono un sacco di samurai potentissimi che si sono ritirati e hanno aperto locande, quindi... Sì, anche perché non hanno necessità di fare nulla, in realtà. No. Quindi, come anche Isawa alla fine, quindi... Servitrici, vogliose anche per la sera, e il sake è corretto. Sake corretto? Con la grappa. No, che bello! Con un narcotico, per poi diciamo. Noi siamo che sappiamo, immagino che durante il viaggio abbia, corretto con la polvere d'ossidiana. Abbia chiesto proprio in generale, giusto per sapere quanto tempo ci vorrà. Per facendo qualche divinazione dei due giorni di viaggio. Sì, per trovare il gruppo. Sì. Perché anche loro arrivino qua. Esatto.
dovrebbero, se avete fatto i conti giusti e capito le cose un paio di giorni dopo che siamo arrivati noi. Siete arrivati voi. Quindi io quella sera, scusate, purtroppo ho questi incantesimi, la volpe di userà, non voglio prendervi troppo tempo, ma io vorrei chiedere a Ida se mi dà la spada. Certo, te la porgo. E visto che l'ultima volta che l'ho fatto c'era solo la punta della spada e quindi ho visto solo gli eventi salienti della punta della spada, la volpe potrebbe provare a vedere gli eventi salienti della spada. Certo che sì. Di secondo... Anzi, sono curiosissimo... Quindi vuoto, spendo un punto void, vuoto più, scusate, rank. Ah no, siamo uguali, 12, quindi è 10, hai detto K8, no? 3, 6, 9, qua sono curioso, vediamo un po'. Vediamo un po'. Beh, c'è un 10. Per l'averlo lanciato, lanciato, ma visto che di solito meglio 10, faccio, 20, meglio 25, è. 25, 29. K8, quindi ne tolgo 2. Sì. Uno dei 10 tiri. Lucky. No, per lanciare l'incantesimo, basta. No, lui mi dà, di solito mi dà più informazioni se lo lancio meglio questo qui. Quindi... Ah, ok, allora sì. Più alto fa, più indietro vede. 3, 6, 9. Meglio. Sono 3, 10. Sì. Direi meglio. Serio. Meglio, sì. Meglio, sì. Roberto c'ha la seconda possibilità ad alto livello di penetrazione. Per quello ho preso. È anche un po' metallo. Sì, lo so. Esatto, 10. 10. Non sbaglia mai il secondo tiro. Infatti, siamo a 50. Infatti è pericolosissimo. Lo prende letteralmente. Questi sono 40. 50, 64, 67, 74, Madonna. 80, 82. Che allora, il tuo anno di nascita. Anche tu? Quando questa spada era un blocco di metallo, esatto, dell'era preistorica. Lo stegosauro ci ha cagato. Esatto. Non lo metto a ripetere adesso per tempi di gioco, ma tutto quello che tu mi dici io lo ripeto a loro. Allora, rivedi il momento in cui Attoriando ha forgiato la spada, tutto quello che avevi visto anche con la punta, fino a che non si spezza. Dopodiché vedi che il leone è scappato con l'altra parte di spada che non sapevate dove fosse. Quella che poi era nel suo corpo. Okay. Isawa. C'avevo super... Vabbè. All'inizio ha cercato di combattere la voce che evidentemente gli giungeva dalla spada, senza riuscirci. Che era quella dello Shutendoji. Che era quella dello Shutendoji. Perché il leone era ancora il leone. Il leone era ancora il leone, non era stato posseduto, però lo Shutendoji non era nemmeno completamente dentro la spada, dato che era anche un po' nel leone, sennò sarebbe morto. Ok. Lo teneva in vita. Lo teneva in vita e cercava di convincerlo a... Abbandonarsi e a cedere allo Shutendoji in modo che lui potesse uscire. Tutto questo è andato bene per un po' di tempo. Tempo, mesi, settimane, anni? No, qualche anno. Ah, complimenti al leone. Il leone era forgiato evidentemente dello stesso acciaio della Mentre lo racconto sono ammirato. E forse inizia a capire perché lo Shutendoji ce l'aveva così tanto con i leoni, perché gli hanno procurato un sacco di sofferenza. Cioè, per una creatura così potente essere intrappolata per anni cercando di convincere un insetto a farsi da parte deve essere molto umiliante. Pensa quando scopre che gli hai bruciato il tempio. Tutto questo è andato bene fino a che a un certo punto il leone, per quanto coraggioso e forte fosse, era anche molto testardo. Infatti non aveva cercato l'aiuto di nessuno. Se ne andava di venire in ritaggio. Sì, non aveva mai detto a nessuno di avere la spada per evitare che qualcun altro la trovasse. Lo Shutendoji alla fine ha preso il sopravvento. E qualcuno però è andato alla ricerca del leone a un certo punto. È stato uno scorpione. Lo riconoscete perché, cioè lo riconosci perché ha la maschera. Ciao Giovanni! Che l'ha finalmente trovato. E in uno scontro. Era un mastino. In uno scontro durato parecchio, in cui lo scorpione ha continuamente fatto il nome di una ragazza che non sai chi fosse, quindi più per vendetta quasi che per giustizia,
riesce a uccidere il leone e prende la spada con l'intento di riportarla al clan Bayushi. L'ha riportata al clan Bayushi e ti sembra di riconoscere la giovane Bayushi di fianco al padre, che è quello che riceve la spada. In tutto questo io immagino che poi il leone, essendo lo Shotendoji, si sia alzato e se ne sia andato per i cacchi suoi. No. Ah, il leone è morto. E questa è la cosa interessante. Il leone è morto. Quello che vedi è che... dico, faccio, il leone è morto. Il leone è morto. Quello che vedi è che lo Shotendoji ha trovato qualcuno di molto più interessante da possedere. Che era ancora nella spada, quindi lo Shotendoji non l'aveva posseduto del tutto. Nello scorpione ha trovato la preda perfetta. Il daimyo, il papà di Bayushi. Il daimyo, il papà di Bayushi. Qualcun altro è andato a cercare la spada dopo, e vedi Isawa, il nonno, il corpo che avete visto da vecchio. Quello che gli assomigliava moltissimo, un po' diverso però. Che ha combattuto contro lo scorpione. Ma il nonno nonno o il nonno nonno Dio? Nonno nonno e dopo che Dio, però... il mio PG, ok. E c'è stato un altro combattimento in cui Isawa ha vinto e ha portato via la spada. Lì però ti rendi conto che lo scorpione non era morto. Lui ha solo cercato di portare la spada il più lontano possibile. Okay. E ha fatto una richiesta a Isawa, che è poi quello che ha preso effettivamente possesso del suo corpo. Lui pensava dargli... che era Isawa o pensava fosse l'elementale del fuoco potentissimo? No, lui sapeva che era Isawa. Gli ha chiesto di trovare un posto dove nascondere questa spada fino a che qualcuno, non sapeva chi, sarebbe stato degno di recuperare la spada, rimontarla e sconfiggere definitivamente Maozukai, detto Shotendoji. Finisco l'incantesimo. Quindi è uno scorpione che dobbiamo schiacciare e non un leone da cacciare. E ora capisci anche perché è stato così facile raggirare la vecchia Bayushi. Certo. La conosceva perfettamente. Non solo la conosceva, niente. In tutto padre. Questo passaggio di spada a Shotendoji che ha posseduto, mi sono reso conto se ogni volta che è stato battuto e preso così si è un po' indebolito, oppure comunque nella spada c'è presente la parte più grossa, o adesso non c'è più perché si è estinta ed è rimasta solo quella parte legata allo scorpione. Quello che rimane nella spada è solo quello che era nella punta. Okay. Perché tra quando è riuscito a prendere un po' possesso del leone, quando si è spostato nello scorpione e tutto il resto, ha ripreso gran parte del suo potere. Ok. Non è ancora completo. Quindi probabilmente adesso è più forte di quando l'ha incrociato Isawa. Sì. Ok. Però Isawa non aveva. Beh, però questo spiega molte cose della vecchia Bayushi. Come no? Sarà contento. Bello. Sarà contento Kakita di schiacciare uno scorpione. Mm. E soprattutto una bella domanda. Visto che ormai abbiamo visto che tutto quello che è successo anche da prima dei lupi è stato, e tipo do una lieva spintarella a Ida mentre stiamo camminando, fagli capire, possibile che questa possa essere utile, ma la volpe non viene in mente come, e tiro fuori la maschera, la usa la pelle di volpe. Sei il padre della vecchia Bayushi. O è una coincidenza che ci è stata donata questa, o potrebbe avere un ruolo, ma la volpe non viene in mente assolutamente niente. Anche perché sembra che abbia raggirato la sua stessa figlia. Quindi non è sicuramente tanto di paterno. Non è sicuramente un caso. Tanto di paterno. A meno che, e qua sto proprio a bassissima voce, cercando anche di stare attento che non ci sia nessuno che stia ascoltando. A meno che, visto che abbiamo notato che gli spiriti che permeano dei corpi umani molto a lungo, tu non c'eri questo, iniziano a acquisire alcune caratteristiche di pensiero dei loro corpi.
No, meglio farlo al momento. E su questa frase finisce questa puntata di Fumble. Fumble! Fumble! La leggenda dei cinque anelli. Mamma mia! Si fa intrigata. Minzica, sì. si fa intrigata. Ah, vi seguirò da casa. Devo aggiornare il foglio delle relazioni tra personaggi. Madonna. Sì, magari dopo Luca, perché non credo che tu abbia tempo, visto che dovrebbe essere complesso aggiornarlo adesso. Sì, abbastanza. Visto che l'hai fatto la terza puntata, quindi... No... L'ho aggiornato fino a quando non siete partiti dalla città. Posso tenere la scheda? Sono partito dai gozzi. Allora mi segno anche X. Poi mi tengo la punti esperienza. Yes! Un punto per la sessione. E ce l'abbiamo. E andiamo. Un punto per ogni elemento importante scoperto sulla storia. Qua ce ne sono un po'. Sì. Facciamo come l'altra volta un forfait di 3. Va bene. C'è la spada. Mazzucchi. No, quello è il segreto di un NPC. Però stiamo andando in Avete interpretato i vostri svantaggi mettendovi in situazioni difficili a causa loro? No. Non mi pare. No, perché non è un mio svantaggio essere un cagacazzi. Io sono solo avido. È uno svantaggio per gli altri. Sì, esatto. Ma quindi il segreto di qualche PNG è... È un 3 generale. Ah. No, vabbè, io pensavo 3 solo per quello, perché secondo me se li contiamo sono anche di più. Facciamo un 4 tra tutti e due? Ci può stare. Vai. Tra la spada, Isawa che era Isawa. La spada Isawa ragazzi, che in realtà era Isawa. Che okay. Il piano loro è totalmente cambiato e stanno entrando con un gruppo. Calzi che, perché non è uno, è uno spirito. Che, scusate, è un antenato e non uno il spirito. Fatto che il Mazzucchi in realtà è lo scorpione. Il fatto. Abbiamo scoperto come Bayushi è stata ingannata. Quindi siamo a 5. Sì, no, ma sarebbero ok. Vabbè, ma 5. 5. Avete risolto un legame con un altro PG? No, io non l'avevo segnato. Sì, quello con Isawa. Uno perché ho risolto quello con Isawa. No, Isawa lo risolverò in futuro quando gli potrò rompere il cazzo da spirito. 3PX, nessuno è morto a causa vostra. Li prendete lo stesso perché la morte di Isawa è stata volontaria ed è stato un sacrificio. La causa non è nostra. In più, Ida prende anche 3 punti perché ha vinto un duello. È vero. T'ho fatto io 3 punti. Io non li prenderei, fossi in te, se fossi un uomo d'onore. Tu Gianni, non Ida. Tu se fossi un uomo d'onore li divestiresti. Ma siccome Gianni è il prototipo dell'uomo di merda, li prende tutti. Esatto. Anzi, assorbe anche i vostri. Esatto. Scusa, e 10 pigs se sopravvivete a uno scontro con un Oni? Non siete. Siamo sopravvissuti a uno scontro con Isawa. Non era uno scontro. Beh, un po' come la dama della fortuna, ce ne hai dati 5, tipo. Sì, ma perché avevate... No, 3 ce ne avevi dati. Fatto una prova, lui si è buttato in acqua e tutto il resto. Quando il Mazzucchi mi ha detto sai cosa puoi fare, basta chiedere. Quindi sono 9. Questo mi è rimasto 10. Lì. Dov'è il 10? Che non ho capito. Vuoi che te lo dica? C'era il legame sotto con lui. Che legame c'è io? Scegli tu se in diretta o non in diretta. No, te lo dico in diretta. Quando il Mazzucchi, allora... Cioè, ho un'ipotesi, però quando non l'ho mai capito. Quando il Mazzucchi ti ha detto sai cosa puoi fare, basta chiedere, era cedere alle sue promesse. Infatti. E diventare il suo nuovo ospite. In quel modo lui avrebbe avuto tutta la spada. Sì. Infatti immaginavo, esatto. Era la cosa cioè, non sapevo per perché lui. Lo diceva a me, l'ho scoperto solo adesso. Sarebbe stata la cosa perfetta. Figo. Per lui, perché senza nessuno sforzo sarebbe tornato integro. Questi 10 PX mi prenderò probabilmente un pregio la prossima volta che possa essere utile contro un Mazzucchi. Quello che avete ascoltato era Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Abbiamo giocato. Esatto, come dice uno dei kami, Isawa prende 100 pix per morte onorevole. Ma dicono anche sì, sempre te stesso, a meno che tu non sia la volpe. In quel caso sì, qualcun altro. Sì, qualcun altro. Quando la volpe sarà l'ultima che rimarrà viva dopo tutto questo, ma su Rokugan. Perché sarà diventato lo Shuten Doji. Sì. Ne riparleremo. Varrà comunque la stessa frase. E comunque tu hai rifiutato lo Shuten Doji come ha fatto tuo nonno. Perché esatto. Anche quando l'ho giocato io c'era stata la proposta. Ma va, dai, veramente. Sì, c'è stata la proposta passata a noi, solo che lui era uno che leggeva un sacco di libri. E ha detto, in tutti i libri che ho letto queste cose non funzionano mai a favore di chi accetta la proposta. Quindi no, grazie. E chissà la terza volta, non c'è 2 senza 3. E il 4 viene da sé, ma lo scopriremo in un'altra campagna della Legione dei Cinque Anelli. Abbiamo giocato la 4ª edizione, è arrivata la nuova edizione. Adesso vedremo quando passare a questa nuova, nuovissima edizione.
Nel frattempo, delle cose importanti. Ricordiamo che ieri era il compleanno di SideQuest, quindi auguri SideQuest. Il 6 ci sarà la diretta live di SideQuest. Cosa altrettanto importante, se venite a Lucca questo fine settimana, passate allo stand 141 del padiglione Carducci, perché ci siamo noi con Alleanza Games. Si può comprare Clotos, si può comprare Gattai. Ci prossimo sono... fine settimana. Ma dentro hanno messo i disegni in stile giappo. Metti che qualcuno va a Lucca apposta, non c'è niente tranne... A Lucca Comics, evidentemente, non a Lucca in generale come... No, andiamo a Lucca settimana prossima, così a caso, esatto. Per fare un giro. Cioè, se vai a Lucca e non sei un tonno, ti accorgi che c'è Lucca Comics in corso. Sì. Venite a Lucca Comics, 60.000 padiglione persone. Carducci, stand 141, Alleanza Games, di fianco all'ingresso del padiglione, quindi non ci potete evitare. E ci trovate con Clotos e Gattai. Ci sono ancora due copie di Clotos in edizione super limitata, perché tre ce ne siamo prese noi. Quindi se volete prenderla, andate adesso sullo shop di Fumble GDR, se ce ne sono ancora quando ci state ascoltando, perché magari quando state ascoltando voi non ce ne sono più. Potete fare il ritiro a mano sia a Lucca Comics che a Milano, se siete di Milano o dintorni, e risparmiare le spese di spedizione. Magari potete venire a portarci anche un gioco da tavolo per com'è quel gioco, e nel frattempo vi prendete il manuale. Detto questo, cosa importante per settimana prossima, anche se io sarò a Lucca Comics, ci sarà lo stesso una puntata di Fumble. Perché per forza. Lo spazio-tempo è in grado di plasmare anche il nostro destino. Giocheremo a Clotos. Già. Certo. Grande. E giocheremo ciò, uno dei due filoni che ha dato stimolo a Clotos di alla essere creazione. Quello che è. Il ciclo arturiano. Quella... E io ci ho giocato domenica a Clotos, molto bello. Piaciuto anche al Club 27. Sì, bello. Mese prossimo si fa un'altra domenica al Club 27, potete tornare a provare. C'è un sacco di Clotos, giochi. Gattai o quello che sarà. Sicuramente. Noi ci sentiamo settimana prossima. Grazie per averci seguito. A Lucca, ci vediamo. Venite a provarli, perché ci sono i tavoli demo. Mercoledì, giovedì e venerdì ci sono i tavoli demo di Clotos. E se non li trovate dalla mappa, anche se è fatta molto bene, voi seguite le urla di pugno a razzo. Esatto. Giusto. In genere quelle... esatto. O sono gente di Ancona che crede di essere Goldrake, oppure gente che gioca a Gattaca. Ragazzi, ma ad Ancona qui bisogna fare un'indagine, perché ci sono un botto di supereroi. Io... sì, c'è Wolverine. Io ho scoperto c'è... adesso l'uomo ragno. Parlare tutti assieme. L'arma finale per poter attivare il suo... bellissimo. C'è, l'ho letto adesso. C'è coso, c'è Spider-Man, Wolverine e Goldrake. Andate a leggervi tipo Ancona News e cose, vedete vivere che è vero. Ancona. Vivere Ancona. Esatto. Grazie a tutti, ci sentiamo. Grazie. Con un'altra puntata di Fumble. Buonanotte. Fumble. Fumble. Fumble.